Hello, hello. Hello, Ciao. hello. Ma Ciao. c'è. C'è? Ma salve. Sono entrate persone. Sono entrate nuove Sì. persone sul Discord. È entrato Ah, Oli. sì, sono entrati un paio. È entrato Oli, mi sembra. Sì. Ciao. Sono un po' confuso. Ciao Gabri, ciao Rick. Siamo tornati. Sì, c'è anche Gavino. Senza motivo, così, a rompere le palle, ma ci sta, è Ci sono sempre Font. anch'io. Nonostante la sua sofferenza interiore e esteriore dovuta al mal di testa, preghiamo tutti Sì, per il mal di testa di Gavino. sto soffrendo un po'. È un vero Sto stoico, soffrendo un lui. po' perché a quanto pare è un mal di testa da sforzo. Non E quindi chiediamo ho neanche da sforzato. sport, visto che. È vero, Ho sforzato in troppo. zona arancione solo a sport. Non ho Ah. capito. Niente. Era una battuta Ah, triste. Era quel genere di battuta a cui risponde poi. Esatto. Dicevo che a quanto pare sforzo troppo gli occhi e credo che sia dato dal fatto che io debba indossare gli occhiali al momento perché vedo un po' male da Vedi lontano, nero coi inizio a tuoi vedere male da occhi. lontano. Tocca anche a te adesso, quindi. Sì, immaginatemi No, mi sono appena con gli accorto di una occhiali. cosa orribile. Ora lo tolgo subito. Cosa è successo? Su Dark I Souls. occhiali sono. Gli occhiali sono. No, di. Cazzo, se mi ammazzi vivo. È che per la Io? battuta della Vivo. sport, Ah, la io l'ho battuta. detta perché l'ha detta Stefano, non me la sono inventata. Se ti ammazzassi morto sarebbe preoccupante perché. In Ti ammazzo due effetti. volte. Sei un personaggio di Dark Souls 2 se ti ammazzo morto. Sei già Minchia. morto, ti uccido di nuovo. Comunque, no, Cioè, la di Dark cosa Souls brutta qualunque. è che, ecco. Siccome ho cambiato il monitor e dovevo controllare una roba, avevo il counter degli FPS attivo su Steam. E quindi adesso c'ho già Dark Souls 2 aperto e ho letto 60. Ho detto, no, che cosa brutta il counter degli FPS a schermo, che tristezza. È veramente una roba triste. Allora, Gavino, tu 7 secondi prima che iniziasse la live, o meglio, che finisse il countdown della live, mi stavi per dire qualcosa riguardo La qualcosa, non live. lo so. Ok, Tutto un stavo giro di dicendo, live. ci organizziamo se possiamo fare appunto una, visto che stanca anche per finire, quanto non credo manchi molto a finire Dark Souls 2. Oddio. Oddio, siamo Ma è vero che praticamente Dark a Souls 2 è un lungo. quinto, non lo so, abbiamo fatto È due aree in vero pratica. che Dark Souls 2 è Quarto, sì, lungo. è lungo. Vabbè, se appunto si Soprattutto poteva lo stiamo fare, facendo due volte. se la chat vuole anche, una cosa insieme, Ah tutti sì. e tre. Ah sì. Tipo Portal Knights. Io non ho, che io non possiedo. costa 5 euro, dai. Madonna, Vabbè, in Portal realtà non Knights, so neanche bello. come sia, in realtà. Cioè, è un nome che conosco, ma non. In realtà sono passato solo a salutare. Sto guardando un film e torno tra un'ora. Va bene, tanto è inutile. Ah, ciao No, non è Rick. vero. Che Fai il film cazzo che devi ti vedere? pare. Tanto qua dobbiamo rifare la Mi facci stessa area finire dell'altra tu. volta perché Dark Souls 2 è simpatico. Allora, io in realtà questo pomeriggio l'ho riaperto e non sono morto. Però c'è la questione dell'aver scoperto che posso prendere le cose rotte. Sì. Ma Quindi mi sa che è meglio tornare indietro a sto punto. tanto dovresti comunque tornare indietro per prendere me. Sì, no, perché tu avevi detto torni al falò senza sederti, così ci evitiamo i mostri. Ci Ma evitiamo. tanto lui è a quel falò. Ah Però già. sì, ci metti un po' eventualmente a tornare a piedi, quindi Secondo me boh. sti cazzi dei mostri, nel Quindi. senso, anime, sono anime. Chissà Giusto, se giusto. stasera incontreremo Riccardo su Dark Souls, è vero. Chissà se lo Madonna, anche incontreremo. lui. Davvero, Hot Fuzz, molto bello. Se andiamo, Comunque, bello scusate. Hot Tra l'altro Gabri Stupendo, dice se che non ci per chi ha il pensate. PS Plus, a febbraio Control è gratis. Però Control è anche nel Game Pass. Da tipo 2 settimane. Non sto dicendo che lo giocherà, per dire il Game Pass arriva sempre prima. E guarda caso, cioè, ovviamente è un accordo che hanno fatto con entrambe apposta nello stesso. Sì, anche per PC, l'hanno messo la settimana scorsa. Io Sì, c'è anche per PC. so tutto. Io so tutto. Cosa stavo dicendo? Hot Fuzz comunque è molto bello, ed è il mio preferito della trilogia, tra l'altro.
più di Scott Pilgrim versus The World, che no, cos'è Scott? No, non è Scott Pilgrim, più di cosa? Di Shaun of the Dead. A me piace più Hot Fuzz di Shaun of the Dead. Sto per dire, ma Hot io Fuzz, no, Scott Pilgrim l'abbiamo visto ho un l'altra volta. amore passionale. Va bene, Gabri, Lo non don't so, worry, don't però worry. arrivo. Super. Comunque io adesso mi Sì. dispiace, vabbè, mi assento 2 secondi perché devo andare a prendermi una tachipirina, altrimenti io mi Perfetto, sciolgo. facci facci. Perfetto, allora io nel frattempo Perché tolgo la la sera mi musica, sta. attivo l'audio di gioco, che potrebbe essere altissimo, passiamo a game, si vede, incredibilmente si vede, Io ti spero aspetto che la... dall'amico seduto che tra l'altro non vuole parlare con me. Perché non sei abbastanza intelligente, mi sa. Sì, è neanche abbastanza fedato. Si dice Allora, così. sì, Proprio quella la parola che fedato. cerco. Allora, è molto... No, vorrei non morire con 18.000 anni. Sei morto? Sono morto con 18.000 anni, ma perché ho il volume troppo alto. Ah, bene. Quindi non riuscivo a fare niente. Dai, lasci al follow, andiamo a recuperare le tue anime Sì. insieme. Che erano le mie anime sono esattamente. Perché in realtà... Ah no, ma stai, io non... L'ultimo mio falò non è quello del tipo seduto, quindi sarebbe stato tutto inutile. Ah, vabbè, pace. Adesso, ciao Oli, aiuto, aspetta, devo... Ok, abbassiamo il gioco. Io sto ammirando la bellezza dello spadone del persecutore, che è veramente, veramente figo. Soprattutto lo abbasso anche a me il gioco. Ciao Oli, buonasera. Ah, boschetto del Tra l'altro, adesso come stavo cacciatore. entrando qui, stavo vedendo il mio personaggio dell'anno scorso quando l'avevo rigiocato. Bellissimo. La signorina Sgargarita, che è a livello Come scusa? 177. Eh sì, Sgargarita si chiamava. Ciao, signore seduto. Sì, l'oscurità veglia su di me. Bastone del tramonto e il set del fattucchiere. Grazie. Il set del fattone. Ora sono tipo sbagliato. Adesso sei fortissimo. Sono io Però, quello scarso ora. allora, però, già che ci sono, sai che ti dico, faccio anche un salto a Majula. Sì. Ma Per vedere se posso migliorare la la il staff, bastone. sì, il Ma bastone. guarda, dovrebbe servire titanite normale. Non credo voglia la scintillante. Lo scopriremo, perché comunque ha l'aspetto di una cosa speciale. Quindi chi lo sa. Ma tanto non Da ho Souls 2 è tutto anime. all'aspetto di una cosa In speciale. effetti. Però boh, magari essendo una cosa di un NPC. Scopriamolo, lo Vediamo, scopriremo. Ciao vediamo. Fabbro, mi parli? Rinforza. Dov'è? 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 Non c'è. Perché non c'è? Ah, eccolo. Scintillante. Ah, Quindi io quasi vabbè, ne quasi... abbiamo un po' però. Sì, ne ho 5, quindi in realtà sono... Vabbè, ora non ho anime, però direi che... Lo potrò fare senza remore perché questo presumo, anzi ho già visto che in realtà è per me è finale, cioè. Sì, ci sta. Ma poi quella una volta che troviamo una pietra oscura, la puoi fare oscura e diventa ancora più rotta. Allora Stefano, in realtà ti dirò che forse è meglio se mi evochi tu. Sì, facciamo da me. Sì. Perché io ero già andato. Cioè, io ho già il terzo falò, prigione del non Ma c'è uno morto. che si chiama Marciello. Rido. Scusa, dimmi, dimmi. Sto malissimo. Dicevo che io ho già il terzo falò, che è prigione del non morto, che è un nome che mi ricorda Sì, qualcosa. perché c'è Creighton. Pietra oscura più oscura. Sì, sarà è bellissimo Dark Souls, ti fa fare queste cose Eh assurde. sì. E quindi dicevo. Ha più senso se ora andiamo avanti col tuo, così tu arrivi a quel falò. Poi Ah sì, giusto, così poi facciamo solo l'ultimo pezzo finiamo da te. l'area, facciamo quello che c'è da fare. E poi si rifà da me, però solo da metà e non da zero. Giusto. Mi sembra una mossa Quindi io intelligente. sono posizionato davanti al falhouse. Sì, adesso aspetto un po' che ci Tanto metto Oli giusto un che usa pochino per l'easy il lì. comando Discord. Ma se non c'è Litto. Guarda, il comando Discord lo devi usare quando c'è Litto. Perché così. Lui vede, ah, vedi, lui ce l'ha il comando Discord e io ancora no.
Ma io sto vedendo dalle macchie di sangue gente che si suicida. Gente qui morta qua, sì, anch'io le vedo le macchie. Gente che va e si butta. Bellissimo. A me ma piace. Ti vedo. Sto ballando. Cioè, non vedo il tuo segno, ma sto vedo ballando. Te. Ok, adesso vedo il tuo segno. Oh no, mi sono seduto al falò, rompe tutto. Ok, no, sei stato evocato come fantasma. Il dirupo dei suicidi, sì, a quanto pare sì. A meno che non siano tipo... la nebbia dietro come ti ho evocato. Che ansia. Effettivamente perché chiude l'area. Eh sì, perché sennò vai a Maggiula, casino. Sono tornato. Buonasera. Ma signore! A salve, ma signorina, da quanto? Ma com'è elegante oggi. E guardi, è un cambio di outfit incredibile. Col mantello che vola anche da solo. Mi sono cambiato un po' i vestiti. Il mantello che vola blu. Da solo lo vogliamo notare. Guarda, ti faccio vento. Aia! Oh. Guarda, guarda. Ah. Oh no! Io posso fare pi pi pi. Altano, andiamo. Sono stato DS1, DS3, avrei chiesto di associarmi. Sì, in effetti avrebbe, sarebbe carino. Però qua c'è una grossa lore in ballo, quindi è importante che... Ah, stiamo facendo la storia della famiglia dei Mirin. Dei Mirin. Dei Mirin. L'anima dei Mirin. L'anima del Soul Stretch l'avevi, Salvo? Yes. Per PC. Sì, non l'ho mai finito. Non fare mai più questa cosa, mi hai fatto paurissimo. Stefano, è il mio obiettivo fare paura alla gente. Tra l'altro, adesso ti dico una cosa su queste tombe. Sì, perché sono bucate? C'è un malocchio che è tipo, hai presente la tempesta di fuoco, la piromanzia? Sì. Fa una cosa simile, però fa delle colonne di oscurità. Okay. E la descrizione è una cosa strana che dice che praticamente risveglia le anime morte nella zona in cui lo usi, sotto forma di oscurità. In realtà risveglia le tombe. No, il problema è che Sabaku, nell'anima della scoperta, sì, diceva, ah, però magari, forse ha interazioni col terreno, forse se lo uso dove ci sono delle tombe... Ecco, appunto, questa è molto... Altro, vorrei farti notare il tizio lassù. Appeso. Oh ciao. Fa parte del clan degli appesi. Non lo che questo è lore non lo però posso di... Questa non è lore nostra, questa è lore di Lara. Vabbè, lore in generale, cioè. Sì, però il clan degli appesi la... Ma ti sono io luce. Criminale. Ma sto facendo luce, signorina, un attimo. Comunque sì, dicevo, riguardo al fatto che io ho Dark Souls 3 e che anche Stefano ce l'abbia, ma nessuno chiederà a Stefano di provare a giocare a Dark Souls 3. Ma secondo me li gira benissimo. Vabbè, con questo computer, forse. Comunque non escludo, sì, non escludo che la saga dei Mirin possa continuare anche in Dark Souls 3. Però... Beh, c'è uno dei miei boss preferiti di tutta la saga. Però Dark Souls 3, se arriva, arriva... Boh... Giugno, come il Natale, tipo, quando cioè, arriva. Sì, cioè il Natale arriva sempre lo stesso bella giorno. Questa porta. Chi lo sa quando arriva, perché boh, prova a attacco. Ma quanta gente c'è qua sotto? Avete rotto i coglioni proprio. Eh sì, arrivano, oh. Arrivano. Anche loro. Prima guarda, o poi un rifugio di sfollati sto posto, ma cos'è? Dai. Ho visto Stefano volare. Questa è ordinaria amministrazione nel mondo dei Mirin Twitch. Anche tutorio che si gira da sì, solo che cammina senza muovere le gambe è una roba incredibile. Anche tutorio che si gira come è successo in questo momento. Esatto. Per attaccare il nemico vuoto. Sì, cioè si è girato da solo. Io non ho fatto niente. Sei morto. Perché grazie sei morto? Miyazaki. Belli geodata. Devi sta volare a questo punto, per tornare indietro ti devi per forza buttare. Però se ti butti muori. Se non ti butti come voglio io muori. Ci muori. Cristo, dai, viene al falò qua. Vabbè, io qua dai, io ci sono rimasto al falò qua, dai. Era supervisore mi sembra. Qualcosa c'è. Magari ha chiuso un occhio. Sui geodata. No, ne ha chiusi tutti e due gli occhi Miyazaki. Te lo chiudo io un occhio. Te li apro io i chakra. Ciao, guarda, è lui, è il fantasma di lui. Ma si siede. Cazzo ti siedi, devi evocarmi, coglione. Ma io no, ho visto il fantasma di un tizio seduto che si muoveva. Ma io ho visto tu che ti sedevi. Io mi sono seduto perché dopo essere diventato umano dovevo rigenerarmi la vita. Io ti vedo in piedi, però non vedo il tuo segno. Perché io sto ballando, il segno è dall'altra parte del falò rispetto a prima. Sì,
uno sciamano. Sì, è che ci mette un po' a caricarlo, come sempre. Che palle. Sei uno sciamano. Guardate la mia arma. La danza della pioggia. La danza di chioggia. Aspetta, eccolo. No, aspetta, poi quando mi rievochi dobbiamo rifare la nostra danza. Eh sì. Avete una danza? Non te la ricordi. Dai, non ti ricordi la danza? Tony danza. Ah, sì, ok. Io non mi ricordo, aspetta. La torture dance. Allora, aspetta, era così. Giochiamo al picchiaduro dei Power Rangers. No, grazie, non ci tengo. Onestamente non ci tengo. Io ho bevuto un Estus per sbaglio, ma va bene. Via! Siamo pronti. Prontissimi, dai. Asta! Aia, che cazzo. Abbiamo sbagliato tutto. Sì, non l'ho detto. Non abbiamo preso un colpo. Oh, stavo cadendo. Ma non ciao, cade, farfalla. Signorina. Dove sei? Ma lasciala perdere quella farfalla che ti ha lasciato. Ma questo uccide le farfalle. Farfalle sono creature orribili. Non è vero. Chi è che aveva paura delle farfalle? Gabri ha paura delle falene. Anche una mia, anche una ragazza che ci faceva le, cioè, tipo un'antropologa dello scopo. Ma quello è già andato, io stavo facendo le emote stavo sbloccando il segreto di Dark Souls 2. Il segreto di Sbeku. È come il segreto del dragon. Ha fatto il moonwalk, Stefano. Ma sei caduto, Stefano? Sei caduto? Aldo! Aldo, sei caduto in un imbuto. Sei caduto! Che bello. Aspetta che qua... infatti... Giochiamo a zero comico. Ah? Sì. È il gioco di Aldo Giovanni e Giacomo. Perché esiste il gioco di Aldo Giovanni e Giacomo? È tipo uno dei giochi più brutti. Ah, l'ho fatto cadere! Ma guarda com'è morto questo, c'ha ancora gli spasmi, che paura. Non ce li ha più, vale. Però fa paura lo... Ah! Signorina! Dica, ciao! Arrivo in soccorso! Ma chi ti caga? Non ho bisogno di te. Bella questa squadra, però scomoda, mamma mia. Perché ti passa attraverso il polso. Ma è la spada che avevi... un problema. Dica. Che avevi nella scorsa live. Eh sì, infatti era scomoda anche lì. Dica. Adesso per andare indietro dobbiamo per forza passare da su. Quindi? Cioè cadrai di nuovo, mi stai dicendo questo? No. No, guardi, mi sono allenato. E comunque quei movimenti sono assolutamente poco realistici per quella spada. Ma la cosa che mi fa ridere è che in teoria queste sono animazioni fatte col mock-up. Cioè con no, gente le animazioni che la fa. E ciò nonostante la spada ancora. Ti passa attraverso il polso quando la usi. Animazioni perché sì, il problema non è l'animazione in sé, il problema è il modo in cui le animazioni si concatenano fra loro. Sì. Quello. Ma guarda mock-up, quello. Sembra tipo Moncas. Monca S. Sono vivo, signorina. Io ho fatto cadere uno. Ah, sì, ma quello in realtà è una strada. Una strada senza uscita. Sì. Okay, guarda, un vicolo chiuso. Ma perché abbiamo fatto questo giro esattamente? Perché qua, perché una volta che ci siamo bloccati di sotto, non potevamo risalire qui. Ah, non puoi tornare da questo lato, ok. Guarda com'è morto questo. Mercante. Ah, perché come Dark Souls 1, che ridere. Ma, guarda, questo ha mal di testa come Gavino, secondo me. No. Gavino, ti sei incastrato in un muro di recente? No. Allora in altre cose sì, però nel muro. Che paura! Cosa? Dove ti sei incastrato? Nella burocrazia italiana. Giusto. Ah beh dai, quello è... No! Vabbè. Sei morto? Sì. Sono scivolato. Aspetta, ma non sei scivolato, ci sono palesemente scivolato. Ma c'è il tizio che hai fatto cadere. Aspetta. Ho rovinato tutto. Lo ammazzo e vengo a evocarti. Ho rovinato tutto. No, lo uccido.
Tra l'altro la cosa bella è che quando muori da fantasma non hai letteralmente nessun malus. Eh sì. E già che ci sono, visto che posso fare un ho abbastanza anime per farlo, torno a Majula a migliorare il bastone, mentre tu torni indietro. Giusto. Questo si chiama gioco... Gioco. Si chiama essere... Però, Salvo, allora lo sai cosa facciamo? Dica. Non vai al follow di prima, vai all'accesso al ponte. Ok, perché tu ci arrivi. Vabbè, senti, allora io continuo a migliorare un po'. Dov'è che vai? Ho detto, continuo a migliorare. Già che ci sono... Io non posso migliorarmi la spada al momento. Perché io... l'arma di box e servono le ossa di drago. Io non mi sento di migliorare ulteriormente la spada perché non so cosa voglio fare la mia vita. Ah, vabbè, ci sta, adesso potenzia il bastone. A spada. A spada. Oh no, 3 di 2, che palle. Vabbè, più 2. Tanto le cose con la scintillante arrivano solo a più 5, vero? Sì. A Cieso al Pionte. Cesso e al ponte. No, però facciamo al cesso e al ponte. Beh, in realtà questa stanza qui è un po' un cesso. Vabbè, un po' tutto da questo due è un cesso. Oh! Se tu nell'angolo ci piazzi proprio un VC, questo è un cesso perfetto. Sotto il ponte la gente passa qui, sì, ti ferma durante il viaggio e fai una pisciatina. Comunque, secondo me, l'Italia... Sì? Dovrebbe muoversi verso la costruzione di VC ambulanti, cioè che si muovono proprio, curati bene, però VC ambulanti nel senso che vanno per le strade. No, no, in realtà non è, no, camminano di VC i vicini nelle nelle strade, nei vicini pubblici, è vero, sì, dei bagni pubblici. Ah! Però fatti bene, cioè puliti. Sta gente? Secondo me sarebbe un'idea geniale. Ci hanno provato, cioè nonostante non erano comunque puliti. È perché non li puliscono. Dovrebbero pulirli. Pelirli. Punirli. Sì. No, punire un vicino non puoi. Non è non è un'entità che è capace. Signorina, di dica. È arrivato. Metta il segno. È arrivato. Sì, sì. Adesso segno tutto. Sono appena entrato al cesso. A proposito di cessi. Piru. Stavo per fare una cosa gravissima. Meno male che il gioco me lo impedisce. Stavo per buttare la pietra. Ah. Ma questo è scemo proprio. Cioè l'ho selezionata. No, io non voglio essere. Non voglio essere evocato. Aia. Ciao. Sono ancora qui. Ti ho già ucciso poco fa. Non ti sei ancora annoiato di farti ammazzare. Distruggilo. Sei stato evocato in un altro mondo come fantasma. Io vorrei Topolino che narra Dark Souls 2. Che ansia. Proprio che lo senti in game. Secondo me solo la voce di Topolino farebbe, cioè economicamente farebbe fallire la From Software, sì. Cioè avere la voce di Topolino mi farebbe fallire. Erede del fuoco distrutto. Vendrick è appena morto come la Ma c'è un altro signore. Ah no, era un fantasma. No. Ah. Ciao amo. Ma ti ho detto che queste cose non si possono dire. Che cosa? Cosa ha detto? No, delle chiare allusioni verso il lavoro ipotetico. Stavo raccontando la vera storia di Vendrick. Ah. Per favore. Il lavoro lore, ipotetico. Visto che Dark Souls 2 non si può, non c'è una lore vera, ma si può solo ipotizzare. No, ce lo si quindi, inventa Dark Souls 2. Quindi, effettivamente tutte le teorie sono canon, capito? Funziona così. Ogni teoria che ti inventi è canon. Allora, canon, ma quale canon? Cioè... Tutto. Non quello cattivo, canon. Non quello che ribalta interi... Guardami, guardami.
Ma che bravo, parkour. Comunque stavo dicendo, quindi effettivamente Vendrick è una peripatetica, è una meretrice. Un pochino sì, cioè pensaci. Schifo. In realtà pensare in questo suo stesso regno, perché la non si dice spoiler. Non si... Mi ha rubato il backstab, stronzo di merda. Ma spoiler, io sto gioco di merda. Ma bellissimo che quello in Dark Souls 1 la cosa più importante che muove tutto, la fiamma, il fuoco, no? Il potere. In Dark Souls 2 è la figa. Beh, in realtà è una cosa fighissima, per carità. Funziona Un sacco. È più realistico. Sì, sì, è molto umano come cosa, cioè ci sta un botto. Ecco. Comunque, qual è la lore di tutorio che usa lo scudo? Ah, è vero, Forlorn. Di tutorio che aspetta, usa lo scudo con la farfalla, per favore. Dica. Perché devi uccidere? Forlorn, che cazzo vuoi? Perché avvelena. Oh no, non ho la spada adatta per combattere contro di lui. Madonna, ma ho una mia rinficcia adatta. Ma allora, signor... Perché non posso curarmi? Ah, perché siamo invasi. Siamo dentro dei vasi. Aspetta. Sara Tommasi. No. Ora già sta bene i vasi. Quella povera donna. Madonna, gli ho fatto un gli ho fatto. E io ho fatto. L'ho ucciso io in realtà. È palese che l'abbia ucciso io. E certo, signorina, oggettivo, ma non mi sono male. Tu gli hai tirato un colpo e effettivamente... E gli ho fatto 1.500 danni, è chiaramente il numero di danni veri che gli ho fatto. Certo, i danni della tua spada sì, sono sì, quelli. Sì, 1.500. Ah, qua c'è signor Falcioni. Salve, signore! Cioè, questo fa i backstab e quindi mi fa sprecare i cast. Io non ho parole. Capito, ci sono i nemici di spalla e che non ne approfitto. No. Il signor tutorio non è particolarmente onorevole. Lui vuole proteggere Mirin Twitch a tutti i costi. E si vede cadendo. Beh, non è caduto. Cioè, prima sì. Però... Solo che poi sono caduto anch'io. Yeah, gemma vitale. Tra l'altro ho notato che ho varie pietre lisce setose. Quindi quelle alla prossima volta, materiali... esatto, vado dalle signorine. Che sono le signorine? Sto invocando Rain. Oh, mi sono cagato. Dai corvi di merda. Ah, ok. Perché ci sono anche le signorine in questo gioco. No, quelle sono più le avanti. Signore. No, sono le io no. Avrei detto che erano le guardiane del fuoco, le signorine. Le guardiane del fuoco. Infatti. Cioè, oddio, vabbè, bisogna... signorina non è... Bisogna signorina vedere non, se non implica un'età. No, esatto. Implica il fatto di essere... Mi verrebbe da dire che anche l'Araldo è una signorina, però tecnicamente lei è un fantoccio. È un po'. Ma perché siete in due? Di fantasma? È un NPC. Ayanami? Proprio, mamma mia, magari. Magari. No, vabbè, Genesis, so. Guarda quanto ninja. Aia! Ninja. E poi anche ninja. Sì, sempre Team Ray comunque. Vorrei. Adesso non vorrei offendere qualcuno, ma. Di cosa stiamo parlando, ragazzi? Ray o Asuka? Ma Asuka chi? Che cazzo è Asuka? Ah, ma questo sa. Ma. Ma... Oh. Mi sa. Ah! Ma è caduto! Signor sì, tutorio! Sto prendendo le cose. Ho trovato la lancia dell'anima, signorina. Cazzo! Mi ero dimenticato il cavaliere di Sian. Che paura. L'avete detto insieme? Perché è da un po' di tempo. Dobbiamo ammetterla questa cosa. Siamo un po' tutti la stessa entità. Siamo un po' una mente alveare. Diciamo sempre le stesse cose. No, ma l'avete detto nello stesso momento. E appunto. Cosa mi son perso? Cosa ma no, che abbiamo detto che paura qualcosa. Contemporaneamente. Buono, signore? Ma Ray non viene, è proprio timido. Sì. E comunque, appunto, questa cosa del Ray, Asuka Ray, mi ha fatto venire in mente che appunto Sabaku a questa domanda ha risposto spiazzando tutti.
con io Misato. Non ho idea di che cosa stai parlando. Vabbè, ma Misato è fuori scala, cioè. Fuori scala, sì, già è stata. Misato non... Ma questo quanto corre? Guarda. Ma io veramente lo vedo lentissimo. No, ma in realtà sta cioè, lo vedo velocissimo con un'animazione però... di camminata normale. È Ben Hill, guarda. Ciao, esatto. Oh, Ponte, come va? È da un po' che non ci si vede. Ma là c'è un segno. Ah, sì, mi sa un'ombra. O un segno vero. No. C'è dove? Zoro. Okay, ma quello di la no, 7. Non lo evocherò. Diego Bianchi. Lui. Diego Bianchi grande è irreprensibile. Diego Bianchi è un nome comunissimo, cioè è proprio letteralmente tipo nome... Mario Rossi. Eh sì. Hanno molto i colori. Sì. È Tiziano Ernuli. Tiziano Cobalto. Piero Scaruffi. No, quello è Piero. Giulio Generico. Voi non sapete Piero chi è Giulio Generico. Tu non sai chi è, tu non sai signorina, chi è. Vado a uccidere il necromante. Io sto litigando con un ok. No, non mi muoia, signorina. No, sono bravo. Ok, ora può morire lo scheletro. Ok, ah! È morto. Grande Ayanami. Infatti... Comunque, Giulio Generico era un utente di Twitch che io mi ero fatto per provare se i timeout funzionavano bene. Quindi, letteralmente, questo utente che non mi sono neanche followato perché sono onesto e non mi follow con gli account finti. Letteralmente per farmi bannare, per farsi bannare da me. È tipo un dissing. A se stesso. È un se, sì. No. Se non sai dissare te stesso non puoi dissare gli altri. Aspetta che devo ripararmi la spada che sto posto di merda mi sta rompendo tutto. Gente. È palese, cioè il suono della cosa riparante era palesemente un... il clacson di una nave. Ho fatto proprio... Poi il clacson, ma c'è il clacson la nave? Ma cazzo si chiama? Il corno? Ma c'è il divieto di suonare il clacson nei centri abitati anche per le navi? Beh, non centri abitati, infatti. Ciao il Ray, porto non è stato bello. Solitamente è in periferia il porto. Vada. Non so. Beh, è comunque centro abitato. Beh sì. Beh no, in realtà è... ne devi fare strada prima di trovare qualcosa. Ne devi mangiare i cereali sotto marca. Devi mangiare di Kellogg's. Beh, buoni. I Kellogg's. Cioè, no, in realtà non mi piacciono, però. Cosa vuol dire che non ti piacciono i Kellogg's? Sono buoni i Kellogg's. Mi piacciono i cereali in generale. Ah, allora è una tutta quella roba. Io sono anni che non ne mangio. Ma anni, tipo 10 anni. Rowena la spietata. Signorina, venga ciao, qui. Ciao, ama. Ma c'ha le corna. C'ha le corna. Vabbè, la sua vita privata. Ma non ha le corna, proprio, cioè il demone capra. Ma ciao farfalla. Scudo d'ossa. È andata rigidissima. Ti ha dato uno scudo? A me no. Scudo d'ossa maledetto. Ma mi sta cadere in modo tipo rovinosissimo. Sta rigidissima. Posso fare perri agli incantesimi con questo. Aspetta, proviamo, vai. Ma non lo... Facci, signorina, facci. Aspetta. Ecco. Se... Ha funzionato, guarda. Sta andando di là. Sì. Comunque, notiziona. Sta andando di là. Notiziona, no, Salvatore. Dica. Da a febbraio mi arrivano la prima parte di soldi per il computer. Ok. Come hai detto la prima parte, stavo già iniziando a dire, e quindi ti puoi prendere il computer. E tu hai detto il computer, ok. Di soldi per i computer, però la prima parte, quindi vabbè, non me la posso prendere volta. Quindi verso a marzo dovrei poter prendere tutto. Si spera di trovare qualcosa di decente. Ma sì. Al budget aumentato, perché è stato aumentato il budget, fino ad arrivare a un budget di quasi 1000 euro. Di lusso proprio. Sventurato più avanti. Ah, ma c'è questo qua. Ma stai calmo, stai... Vabbè, questo è l'amico di Pate. Amico. conoscente. E sono visti una volta per una birra. Vabbè, sì, compagni di scuola, però. Che scuola ha fatto Mirin Twitch? È autodidatta.
È nobile, ha fatto è homeschooled. Ha fatto il... c'ha il precettore? No, sì, no, neanche, proprio da sola. Infatti non sa niente, perché non sapeva, non sapeva da dove... da dove imparare. Lei... come mi ha colpito questo? Tutorio invece è più umile. Mi fa proprio, guarda. Tutorio è più umile, cioè viene da una famiglia di operai. Tutorio ha fatto l'università dalla strada. Della vita. E quale strada, però? Cioè, ce n'è tante strade in questo mondo. Corso... ma tanto tutte le strade portano... Corso Magenta, no, Angolo Carducci. Via Lenito. Via le mani dagli occhi. Se questa era proprio Dead Joke, cioè... No, è una canzone di Negramaro. Ma perché si gira questo deficiente? Vedi? Lui è un deficiente. Sì, tu sei deficiente. Orio, Orio. Guardi, faccio vedere una cosa, signorina. Arrivo. Mi dica. Posso fare pi? Qua. Guarda, guarda lì. C'è la nebbia. Mi allontano. C'è la nebbia, è vero. Che casino però questa cascata. Aspetta, aspetta. Vediamo qua. Venga, signorina. Sì, ma c'è un casino. Io non sento niente. Ma questo inquinamento acustico, maledetti. Ma questo viaggio dei nostri due amici, sì, ha effettivamente cioè ha delle gite o è proprio un viaggio che è... Comunque io qua sono morto, le mie anime saranno qui. È da punto A a punto B. Cioè, nel senso non ci sono fermate di giubilo, quindi non ci sono gite, quindi deviazioni per vedere magari il museo, dei che quadri bella. No, no, è bella tutta come la Sardegna, però c'è come il museo di della scienza. Comunque Stefano, se vuoi qui c'è il planetario qui, a Drangli. Vieni qui, c'è il museo della scienza. Stefano, torna indietro un attimo, che sto aprendo le porte. Qui chi c'è? C'è Creighton di nuovo, di Tarzan. Quello, il cattivo. Puoi di tentare Tarzan la fortuna e vedere se il gioco crasha anche a te. No, non ci vado mai. Perché? No. Che cosa succede? Perché a me è crashato, no, niente, quando ho saltato lì. Ah, ciao Creighton. Creighton dopo che non è riuscito a prendere il gorilla, il padre di Tarzan. Allora, adesso un popular opinion. C'è, secondo me, uno dei boss più carini di Dark Souls 2. Che io non mi perché ricordo almeno mai quale sia. Il signore degli scheletri. Perché almeno questo c'ha una meccanica leggermente diversa dall'umanoide grosso a cui deve girare in corno. E questo fatto in co-op è veramente divertente, secondo me. Poi non piace a nessuno sto boss, secondo me non è male. E una ciao Gabri. Arrivi ciao, per il boss. Era in questo il cavallo? Sì. Sì, è da un'altra parte, però sempre in quest'area. Questo è il boss, che in realtà sono tre, e quando li uccidi si dividono e spawnano i minion. Ma e quindi facciamo facciamo tutti uno? O ci puntiamo su? No, questa la facciamo proprio come viene, perché in realtà non è difficile sto boss, però questo in coop è super divertente, cioè... Non è difficile, con calma. Ho fatto la cena gourmet. Io non ho cenato. Cosa hai mangiato? No, non avevo fame. L'emicrania mi... Fagioli e tonno. Universitario proprio. Cioè, ma questo sono quanto ruote! È di un RPG? Di un MMO. Cioè, dai. È molto sì, Diablo. Sì, che ti sputa i minion proprio. È molto da Diablo, effettivamente. Ci sono un po' di citazioni. C'è una la boss fight del cavallo è identica a alla boss fight dello stesso, cioè forse di Bucefalo di Devil May Cry. Non so come si chiama, non mi ricordo come si chiama, però c'è Devil May Cry 3. Allora, però vedi, anche il cavallo. A me come boss non dispiace, perché anche lì c'ha una meccanica che è leggermente diversa. È da un tutti po' gli gimmick il cavallo, però è molto però... più gimmick. Sì, però è una gimmick fatta bene, secondo me. Ah, eccolo qua, Gairon. Ehi, ma è Chirone. Ma Chirone non è un... Chirone è un centauro. Centauro, però. Vabbè, è sempre cavallo. Ah no, è toro il centauro. Centauro è no, centauro è cavallo. Centauro è cavallo. È il minotauro. È il minotauro. Incarico completato, stai tornando nel tuo mondo. Ottimo.
Allora, vado ad Infatti poi accendere il scendo tuo mi mangio un calò pezzo di e poi torno pane. indietro a... e vengo da te. A quello prigione. Sì. Tu te lo C'è un ricordi, segno! C'è Gairon? Marciello! Io Marciello lo evoco, Stefano. Comunque, te lo Ma l'ho dico. visto anch'io prima, sì, Io assolutamente. Marciello, se c'è Te lo ancora ricordi, quando arrivi tu, Gairon lo dei evoco. Devil May Cry 3, se non sbaglio, Gabriele. Tu sei. Sì, ieri stavi dicendo che eri un sacco appassionato di Devil May Cry, tu. Sì, forse non era ieri, però sì, Gabriel, cioè, credo che qualcuno l'abbia giocato. Comunque ti dicevo, allora, per il fatto della gimmick, è una gimmick, però metti a confronto quello con la culla del caos. Ah, no, sicuramente non metto in Sì. dubbio che sia molto meglio, però nel senso di perché sì, c'era Cage V, questo è figo perché c'è una meccanica diversa. Sì, anche il cavallo è figo, ha la meccanica diversa, però pur essendo meccanica diversa, cioè gli devi chiudere la strada e si fa danno da solo, cioè non c'è l'azione. No, quello Ecco, sì, però quello almeno intendo. sai, quando corre devi schivare, ci sono i minion, i necro. Sì. Ma l'avete già fatto voi il No, cavallo? no, lo Ok. facciamo come, dopo che facciamo gli scheletri da Salvatore, facciamo quello. E io vado un attimo a livellare e poi tiro su. Anch'io perché c'ho Comunque, 17.000 anime. l'unica cosa volevo dire è che è praticamente identica come boss fight a quella di Devil May Cry. Non so se si sono ispirati, cioè Meno c'è male. una mezza Può citazione. essere. Amore, dove sei? Ah, qua. Seek Lest. Ok. Avanza di level. Allora, 26 a forza, Un direi. livello. Minchia, sono arrivato in quel momento in cui è difficile decidere. Allora, io mi sa che mi alzo un po' la forza. No. Ok. No, la destre. No. Ok. Volontà Io penso ancora, niente. che... Allora, adattabilità mi sa che non la tiro Qual più era su il di te. numero magico dell'adattabilità? Quello più. Quello figo 105 figo, era. E 105. allora io faccio una adattabilità perché arrivo a 104. Tanto Ci credo che sta. tra poco farò il respec. Tra un po' è il momento di respec. Sì, perché no? Buona, aspetta. Perché sto arrivando a quel momento in cui mi servono 9.000, 10.000 anime per fare un livello. Eh sì. Quindi si rallenterà un po'. Io però un'altra cosa che vorrei fare è alzarmi leggermente il Ah, volume forse a mi posso vuoto. comprare l'armatura del signore degli scheletri? No, Non la che vende errore lui. grave. Non la vende lui. Ma esiste? Anzi, sai che ti dico? Vado a dare le pietre lisce setose nel frattempo. Ah, E giusto. anche un oggetto Ah. pietrificato. Pietrificchietti. Vai, vai. L'unica cosa, se ce le hai in stack, le pietre gliele devi dare una alla Una volta, alla se no volta, sì. non le Però non vede. devo chiudere il gioco, No, no. no? Deo gratias. Perché comunque adesso sì, Dark Souls 2 è tutto, però in queste cose è fatto bene. Si sono ricordati come si fa un gioco Madonna, decente. mio fratello ha tirato tipo una risata tipo Ah, assurda, cioè l'ho sì? sentita qua e c'erano muri e porte. Minchia. Si Madonna santa. divertiva. Sì. Stavo Dovresti chiedergli guardando. cosa gli ha fatto ridere. No, sicuro perché c'è super fan di Marco Merrino, quindi sicuramente sta Ah, guardando la live di ok. Marco Merrino. Ma quello è un oggetto che non ho raccolto. Beh, non mi parlano. Ah, ecco. Non mi stavano parlando, erano Fese. Tu dacci un liscio. Dacci un liscio, dacci un setoso, vabbè. No, Twitch vuole che liscio. usi i miei 2000 punti. Perché vuole che usi i miei 2000 No, a punti? volte te lo Ah, consiglia. perché Appena magari entri in hai live, ti dice: superato. Ti ha Guarda, detto usi. usa applausi perché, perché costa 2000. Non ho visto cosa mi ha dato, ma. Gavino, controlla Applausi cosa mi per ha fibra. dato. Cosa ti ha mandato? Cosa mi ha dato. Cosa mi hanno dato i corvi? Non l'ho visto, Aro. Criminale! Allora, Aspetta, vecchia la cosa pietra che mi interessa mondana. è se ti ha dato Cos'è vecchia scintillante. pietra mondana? La pietra mondana. Comunque, Gabriele, sono molto offeso con te perché non hai risposto alla domanda su Devil May Cry. Quindi non ti risponderò, mi Come funziona dispiace. la build mondana, Salvatore? Ma io non so cosa. Ah, è una roba di potenziamento.
Sì, praticamente le armi mondane scalano sulla tua statistica più bassa, qualunque essa sia. E quindi è se una roba, ce le hai tutte uguali, il trucco è sempre quello. Roba mondana. Sai, te le metti tutte uguali e ti fai l'arma mondana. Pietra focosa. Effettivamente con fagioli e tonno è una tappa fondamentale, sì. Il bagno. L'altra è titanite, No, se ti ricordavi Gairon come boss di Devil May Cry 3. Preparati che in questo gioco i pezzi di titanite sono molto più rari delle lastre. Sì, lo so, ma infatti la lastra... non dovrei gioire per la lastra perché me l'ha data con un... col coso pietrificato che in teoria dovrebbe dare cose più rare. No, comunque non mi ha dato una scintillante, quindi vabbè, niente miglioramento. Rimango più due, va bene, ho capito. Andiamo alla prigione. Madonna, ho appena visto il fantasma di un tizio con l'armatura di Havel e la spada del Cavaliere della Nebbia. Bellissimo. Che è tipo lunga, 3 metri, una roba enorme. Aia, che luce. Comunque minchia, con Dark Souls 2 ancora di più rispetto a Kingdom Hearts 3, visto che ci sono molti di questi giochi di luce. Noto come aver cambiato il monitor, cioè sembra un altro gioco, i colori sono completamente diversi. Super vividi, super accesi, niente, la Samsung fa dei bei pannelli. Fa dei bei pannelli. I pannelli ok, sono alla prigione. Allora, non ricordo, conta che io giocai il 2 ed il 3 quando avevo la 360 l'ultima volta. Ah, ok. No, io me lo ricordo perché qua c'è un boss che secondo me lo ricorda molto. Oh, ed è il cavallo. Zone. Infatti Gairon in quanto, cioè, è il boss. Cambiato da HP a Samsung, solo uno dei due. In realtà l'ho pagato anche un pochino. Più di quanto avrei voluto, però era... ho beccato un'offerta di uno usato, dovevo cambiarlo perché dovevo dare uno dei miei a mia sorella e quindi è successo. E siccome sono uno stronzo di merda, avevo bisogno di prenderne uno 27 pollici per averlo simmetrico rispetto all'altro e non averne uno più piccolo. E quindi niente, è un po' imbarazzante come cosa. Gairon è quello blu. Ciao Joe. Buonasera. Zalve. Stefano, ma hai messo? Gairon è il cavallo blu. Eccolo. Segno dentro. Tutorio. Senti, ma Zoro lo evochiamo? Ah, se vuoi. Ma sì, ma facciamo casino. Allora, sto guardando adesso la boss fight di Gairon. Perché non so se me la ricordo benissimo. Tutorio. Vediamo. In caso copierò come qualsiasi cosa tu faccia, dato che è sinonimo di qualità. Questo, cioè, non te lo consiglierei solo per questioni di budget, ecco. Cioè, per me è stata proprio una follia. Che se non fosse stato... Non ti preoccupare perché facciamo finta che il regalo sia a mia sorella. Non l'avrei mai preso. Come è andato l'esame stamani? È andato che praticamente avevamo 3 ore per farlo, era della durata di mezz'ora, dovevamo entrare nella piattaforma e fare le risposte a crocette. E con i miei colleghi abbiamo, siccome non dovevamo trovarci su Teams con il professore, facciamogli la nostra danza. Siccome non ci dovevamo trovare su Teams, quindi era anarchia totale, non l'ha capito. Eccolo! Yes! Siccome era anarchia totale, abbiamo detto ok, ci troviamo alle 10. Stai, vai avanti tu ovviamente, perché io non so dove andare. Ci troviamo alle 10 e lo facciamo insieme. Poi tipo alle 9:15, 9:30, un altro nostro collega ci scrive: raga, Massimo l'ha già fatto e ha detto che le domande sono sempre le stesse. E quindi avevamo già le risposte. Molto semplice. E quindi l'abbiamo fatto avendo le risposte e tipo abbiamo fatto: beh dai, allora io lo faccio alle 10:15, io lo faccio alle 10:05. Guarda che tristezza relativamente, perché onestamente è un esame, quello che dicevo, che niente ha a che fare col mio corso di studio. Ah, lui vuole andare di qua. Ah no, ok. Ma l'abbiamo già fatto. Infatti abbiamo già fatto, amo. Infatti,
Aspetta, gli dico no, no, no. Ok, l'ha capito. Cioè, quell'esame no, che... No, Stefano, non mi puoi bloccare. Niente a che fare con col mio corso di studi, quindi ci mancava solo impegnarmi per questo, impegnarci per questo esame, e anzi, ci siamo impegnati anche troppo, perché ieri tutti noi abbiamo passato la serata a rileggerci le slide per dire almeno sappiamo dove cercare le cose. È andata come è andata. Allora, tra l'altro adesso dovrò recuperare le anime. Quante di drop? Armatura da forfante. Zoro corre, mi piacciono quelli che corrono. Ah, tra l'altro, ti frega qualcosa? No, abbiamo detto che in questa run non ci frega niente delle quest. Esatto. Ok, allora Creighton si fotte. Oddio, ma... non so, magari te lo fa bloccare lo stesso. Non c'era Alpha Law in effetti, eh. No, ma non è Alpha Law. E il segno è tipo... Aspetta, ma scusa, no, no, aspetta, prima di andare, le mie anime sono nel... dove c'è quel terrazzino. Dove c'è il salto che fa crashare. Sì, adesso ammazziamo. Ah, ok, sì, è qua. Oh no, l'oggetto maledetto è ancora lì. Ma non farlo. Ecco le mie anime! Yeah! Nonostante abbia viaggiato per tutti i mondi, sono ancora qui. Oh no. Gli scheletri erano letteralmente fermi con zero di vita. Allora, come va, signore? Che mi racconta? Allora, credo stava qui. No, io sto facendo backstab a uno scheletro immortale. Sto ammazzando la lucertola, vieni. Frammento di titanite, frammento grande, pezzo di titanite. Creighton il viandante, raccogli oggetti. Frammento di fiaschetta Etus, what? Oh no, non dovevo? Oh sì, dovevo. Sì, sì, qua c'ho solo lo shortcut. Ok. Il problema è che questi shortcut, che sono anche carini e intelligenti, non servono a niente perché hai il teletrasporto tra i falò. Vabbè, ma infatti qua non ci dobbiamo andare, fanculo. No, no, mi si torna indietro. Infatti, carini e coccolosi. Quello sarebbe... Sì. Esatto. Cioè, oddio, quello in realtà non è male. Se muore al boss... Tipo... Ma ciao, esiste ancora? È ancora vivo? Sì. Ma zio, che Yakuza ieri sera sia stato bruttissimo. No, no, assolutamente. Mi sono divertito. Il fatto è che... Se, purtroppo penso che non sia il gioco adatto da giocare in live. E quindi magari me lo continuerò per i fatti miei, ecco. E infatti, visto che ho deciso che non è il gioco adatto da fare in live, questo significa che che è in stallo, che magari sarà portato ogni tanto a cazzeggio, e che quindi la nuova serie sarà Bayonetta, che inizia però la prossima settimana, non questa settimana, perché è il turno di Ori. Povero Ori, che sta venendo spostato troppo. Quando comincia, appunto, la prossima settimana, non so esattamente quando, probabilmente lunedì. O lunedì o martedì. Perché penso, Stefano, che siamo arrivati a un punto tale che probabilmente il mercoledì possiamo metterci d'accordo che è il giorno di Dark Souls 2. Sì, perché no? Perché mi sembra il giorno in cui anche tu hai più disponibilità. Sì, sì, anche perché tanto poi il mercoledì non c'è neanche niente tipo di roba da guardare. Sì, sì, non ci sono le cose di Sky. Esatto, no, non c'è MasterChef più che altro. Ma è vero che il giovedì, ecco perché la settimana scorsa mi avevi detto di no. Yeah! Perché tu stai guardando MasterChef? Sì, l'ho mollato per qualche anno, quest'anno lo sto guardando e fa spaccare dal ridere. Allora, qua nell'arena non c'è niente di segreto da trovare, vero? No. Devo solo andare avanti. Più avanti sì che c'è l'inizio della prossima area, e come arrivi al falò torniamo a Giulia che poi andiamo a fare il cavallo. Anche perché ho 41.000 anime, direi che è il caso di usarle. Messaggio! Cioè c'è un messaggio che ti... Visioni di avvelenamento.
Ma la prossima, guardate che bello quello tutto buggato, lo vedete qui a destra, guardalo che bello. Io l'ho indicato nel mio schermo, convinto che voi potete vedere il mio dito. Guarda, ma che questo... bello. Guarda. Questo è un coso. Chi è che è buggato? Questo messaggio. Messaggio. Sì, guarda. Ah, ok, certo, sì, certo. Mi dice, potenziare qualche pezzo di armatura. Che purtroppo in sto gioco vanno potenziate anche le armi. Quanto lontano bisogna andare? Sì, ma quanto incredibile è lontano bisogna andare. Oddio, ma la prossima area è... Oh no. Oh no. Sì. Dove cazzo era il falò? Oltre il veleno, ecco. Sì, è nella pozza di veleno. Ma qua c'è la tipa. Ci sono tante tipe. Già. No, c'è una tipa in particolare. Già, lei che è famosa per avere due argomenti particolari. Sì, io stavo pensando agli argomenti, però sì, è famosa per quello. La tipa in particolare. Wink wink. Wink wink, sì, è vero. Quattro livelli addirittura. Allora, adattabilità 105, ottimo. Io poi, non so perché mi ricordo queste cose. Chissà, è vitalità, fanculo. Ma io la prima anima della scoperta non l'ho mai vista, eh. Neanch'io. Avrei visto gli Ottobe. Forse sì. Quindi, Majula, dove ci troviamo? Alfalo, sotto il ponte. Ok. Vi piace il K-pop? Allora... No. No, nel senso che non l'ho mai... ascoltato, nel senso, cioè, perché io non sono persona che cerca la musica, quindi se non gira in radio al 99% non lo conosco, cioè tipo l'unica canzone K-pop che conosco è Dynamite, perché era la pubblicità dei telefoni Samsung dei BTS, perché era ovunque, che di K-pop mi è sembrato di capire che ha solo il fatto che loro sono coreani. Cioè, è una canzone pop normalissima. Beh, il K-pop non è che ha proprio delle particolari... Beh, un minimo, sì, cioè... Ma guarda... Per quello che ho sentito... Il J-pop, qualcosina l'ho ascoltato con più attenzione. Io semplicemente perché c'è un chitarrista, endorser della Fender, che... Per carità, è un mostro. No, però non stiamo parlando... A differenza di Glee, che abbiamo cercato di distruggere con ogni nostra forza, K-pop semplicemente stiamo dicendo no, non lo ascolto. Io in realtà, purtroppo, giocando a League of Legends, per osmosi, te li sei dovuti. Di K-pop l'ho sentito perché ci sono... Vabbè, poi ripeto, preciso questa cosa. In cuffia ci sono le due persone meno adatte con cui parlare di musica commerciale, quindi... Ma io ne ascolto molto, anzi ne sto ascoltando un sacco di musica commerciale ultimamente. Anche troppa, guarda. Ho avuto un periodo Panic at the Disco abbastanza... abbastanza tirato io, Comunque, signorina, facciamo prima da lei o prima da me? E io sono già qua, quindi vieni tu. Allora, metto... Blackpink le ho già sentito nominare, forse da Azza. Cosa vuoi tu? Oh, gatta. Cosa vuoi? Ah, ho capito, ho capito. Acciughe! Acciughe salate! Acciughe sardelle! Tutte salmonate! Salmone! Caparossoli! Risotto a nero di seppia, spaghetti alla ragosta. Anguilla frittura. Ho fatto sentire Gabri con le mot a 15. O abbonamento di livello 2 oppure 15 sub. Purtroppo la vita è questa. E no, non farlo. Lo so che domani ti scade l'abbonamento, non ci provare.
Io mi ricordo di avertelo fatto ascoltare un po' di tempo fa, anche perché non lo stavo ascoltando ultimamente. Il gatto non l'ho potuta uscire, perché era lei che voleva uscirne. Quindi... Cosa fa? Ah, io non l'ho fatto. Ma no, non serve a niente. No, in realtà non... intendevo che non ho usato il frammento di fiaschetta. Ah, io... Quindi ne ho cinque. Giuro, adesso mi sto cercando di ricordare che cosa guarda, ti ha fatto però ascoltare. Del gatto ci sono due cose. Guarda, c'è cioè, lei e questo. Qua, anche la polvere d'osso qui bisogna usare. Io forse l'avevo già usata l'altra volta. Okay. Mi pare. Non ti preoccupare, Gio, tranquillo. Ah, signorina, qua c'è... Dica. Uno psicopatico? No, non... Sì, no, l'ho già ucciso io. Ah, ok. Andiamo. Si va a uccidere un cavallo? Anzi, più cavalli. Due, forse. Comunque, vabbè, John. Però la cosa che mi fa ridere è che il boss è il carro. Non è il tizio che c'è sopra. Vero. Torto. Ah, è il carro. Eh sì. Come Gideon. Oggi mi piace vivere sul... Che non ha un tizio sopra, è soltanto il carro col cavallo. Comunque... Oh no! Che tristezza. Joe dice, io avevo un gatto di nome Ulisse, quando mi sono lasciato con lui, presumo il suo ex ragazzo, gliel'ho lasciato, ancora oggi me lo piango, era la mia anima, no! No, picco, dovevi prendertelo. Comunque stavo dicendo, tornando al ma non è morto mia... Stefano? Non so, vabbè, non... io sto ascoltando molto questo, cioè ho ascoltato molto questo artista, si chiama Miyavi, che appunto Miyavi. È... l'ha sentito Stefano ed è un po' bravo a suonare. È un po' bravo a suonare. E l'ho scoperto perché seguo appunto l'account della Fender su Instagram. E ho visto che faceva delle cose magiche con la chitarra. Però è molto molto commerciale. A me non piace neanche definirlo. Cioè, perché commerciale adesso è visto molto come negativo, cosa che non è assolutamente vera. È visto come negativo da chi non ascolta musica commerciale. In realtà quella è una buona da cosa si intende per commerciale, perché poi dipende, cioè... Oh no, qua mi ricordo l'incubo, Stefano. Qua li facciano scendere uno alla volta. Cioè, nel senso, in realtà è tipo anche molto... Cioè, nel senso, tu provi a far ascoltare qualcuno, a qualcuno qualcosa. No, no, guarda, io ascolto solo musica commerciale, come se fosse... musica di poco valore, il che non è vero. Però secondo me è una cosa che nasce dall'opposto, cioè nasce da un elitismo di chi ascolta altra musica. Io in realtà lo dico sempre, cioè, ma siamo sicuri che effettivamente le persone elitiste siano quelli che ascoltano altra musica, oppure solo quelli che ascoltano solo commerciale? Perché mi sembra che il range di generi sia no, più ampio. Scusami, cioè è innegabile che le persone, allora, poi ovviamente si parla delle persone esagerate, delle persone dell'internet, però io non ho mai sentito una persona parlare male di musica, di altri generi musicali, come chi ascolta solo e unicamente rock e metal, dicendo che è l'unica che vera musica. Urla, non ho più schifo, più merda, cioè, nel senso. Sì, vabbè. No, ci sono prendiamo ti giuro la tua vita per tutto, cioè... No, certo, però ci qua ci sono parti. Quelli farlocchi, vero? Qua si cade. Sì, qua fa schifo sto posto. In ogni cosa avete ragione, io sono una persona che ascolta di tutto, ho avuto solo il metal o l'hardcore metal. Sì, no, ma infatti... Che paura, è vero! Assolutamente, ma anch'io, tipo... Tra l'altro, io, ad esempio, cioè Stefano sa benissimo perché abbiamo avuto un percorso musicale, diciamo, insieme, perché appunto ci conosciamo da tanto tempo. Ci conosciamo insieme da un po' tanti anni. Ci conosciamo da un sacco troppi. Di tempo, soprattutto musicalmente. Ma ed effettivamente io ho iniziato con una... molto elitismo, tra virgolette. Tu eri un rompicoglioni mortale. E poi mi sono molto aperto a praticamente tutti i generi. Cioè, sono diventato non schizzinoso verso niente. Cioè, ascolto prima sempre qualcosa.
E questa cosa in realtà mi ha fatto scoprire un amore verso dei generi che non avrei mai pensato di amare. Cioè, io il J-pop non. Vabbè, amore è Apprezzamento, gradevole. apprezzamento. Però appunto sì, apprezzare anche generi che non. Cioè, mai affrontati, Non mi tipo. ricordo dove devo andare, aiuta! Allora, dobbiamo fare il giro e quando arriva ci rifugiamo nei buchi nel muro. Sì, no, ma ha ragione, lo ero. Che Lo ero perché. paura! Lo ero perché effettivamente. Vabbè, ma Faceva allora, molto il saccente. diciamo che cioè, lo siamo stati. È una cosa Tu di che meno, quando ste, ascolto alcuni generi di musica ci onestamente. passi per forza. Poi dipende se ne esce o non ne esce, perché c'è gente che ha 40, 50 anni che ragiona ancora come me a 13 anni che ascoltavo punk e quindi tutto il resto faceva schifo. No, Stefano di meno, ma perché, cioè, Stefano! Ho si uno di mischiava. vita, uno di vita, uno di Si vita, uno di vita. Curati, curati, curati. mischiava tutto al mio carattere, che è già molto estroverso. E quindi comunque sia, si mischiava tutto e Niente, è faceva una morto anch'io. melma brutta e cattiva. Tipo mio cognato. Morto anch'io perché c'era uno scheletro a bloccarmi. Solo il rock e metal sono generi musicali. Io lo ero per Quindi il vedi che state progressivo. confermando la mia tesi, scusatemi. Cosa? State confermando la mia tesi. Che chi Cosa? ascolta quei generi è più propenso a dire che quella è l'unica vera musica. No, perché si è visto anche dall'altra parte una cosa del genere, quindi non stai dicendo niente, e quindi come No, ogni un conto cosa. è dire che è merda, un altro è dire solo vera musica, perché quello io l'ho sentito solo da persone che ascoltano generi più C'è tanta classici. gente che Io ho non sentito dire che è una persona che ascolta ascolta dei solo. generi di musica e dice che non sono musica. Io ho sentito dire da persone Cioè, che devo essere ascoltano solo umano Tiziano Ferro, per dire che evocarti, queste non mi ritiene cose, la umano. gente che grida è una cosa di merda e tutto quanto. Cioè, dire merda, in realtà potrebbe essere anche peggio, dire ah no, questa cosa è una merda. È Beh, no, ma sostanzialmente la cioè, stessa c'è cosa tanta dire questa gente non è che sostiene buona. che è il metal per dire non sia musica. Che è una Sì! stronzata, però nel senso ci sono. Ci sono come gente appunto che, ma credo che sia come ogni cosa riservata alla persona e non al gruppo di persone. Ma poi in realtà sai cosa sarebbe la cosa migliore che io auspico che succeda, ma ovviamente non succederà mai. Che la gente ascoltasse il cazzo che vuole senza rompere i coglioni agli Esatto. altri. Sì. Piace Cioè, ascoltano, a me non nel piace senso, niente. sarebbe bello avere in realtà un'unità, cioè nel senso io ti consiglio questa cosa e dico, a me non è che danno fastidio, però dico, scusa, perché devi essere prevenuto verso una cosa che non sai che cosa, Sì, no, quello cioè sì. No, non allora, sai questo che sono cosa d'accordo, tratta. perché per poterlo fare devi beccare la persona giusta, perché ce ne sono molti con cui non la puoi fare sta cosa. Io invece per È dire, questo che non dovrebbe succedere. c'è Ecco, una. Gio, l'unica cosa ti dico già che Lei non ascolta apprezzo. musica completamente diversa da quella che ascolto io. E ogni tanto le mando cose, la maggior parte delle volte non le piacciono, però Aspetta, ogni chi? tanto Non ho becca capito qualcosa chi. che mi piace e nel senso, Non ho cioè. capito di chi stavi parlando, scusa. Di Raffaella. Ah, ok. No, non avevo proprio sentito cosa avevi detto, che parola avevi detto. Guarda, stavi dicendo una cosa, Salvatore. Sì, dicevo, Joe, l'unica cosa che so già di detestare e non apprezzare del K-pop, pur non ascoltandolo, sono i cazzo di Stan e Army di Twitter che rompono il cazzo e mandano gli hashtag in tendenza solo per farsi notare. Ah, vabbè, Devono ma morire. quella è la No, ma il fanbase. K-pop, cioè, per il K-pop in particolare, Signorina, cioè, mi evoca? non c'è il segno. Ma io l'ho messo, Qual è vabbè. la fanbase? Più che altro, secondo me, perché il Cioè, K-pop è così molto esagerato, io all'interno vi dei giuro, è un social. fenomeno che ho visto. Guarda, le Directioners sono molto meno.
sono molto più pacate e più umane. Beh, soprattutto esistono le armi ancora. Del che sì, solo che ora sono singole per ogni membro. Che è ancora più importante, okay. Secondo me. Sì. Ma in realtà credo però di che base amano tutti, la scelta musicale, cioè, migliore che potessero fare separarsi. Cioè, che hanno sono fan loro... di ogni singolo, però allo stesso tempo amano tutti, capito? Quindi comunque si amano. Si sono separati, si è visto chi era davvero in grado e chi invece aveva solo sì. la faccia. Sì. Sì. Alcuni pezzi tipo Stack è deficiente, sono non anche romano. Ah no, ma quindi non bisogna studi... cioè se mi studi... cioè c'è un lavoro dietro anche ora. Adesso io ti dico Harry Styles, ok, sì, con tutto che sicuramente non è la roba che mi viene voglia di ascoltare quando oggi ascolto qualcosa, cosa ascolto, no, però il successo che ha fatto l'ha fatto facendo robona, che magari in radio oppure c'è la TV accesa, c'è lui. Cioè, a me le canzoni sue, cioè, alla fine non sono la cosa che dice, oh mio Dio. Sì. Però cioè, si sente che non sono canzoni prodotte solo per il successo. Non è roba fatta con cura, tranne magari Watermelon Sugar, però una roba tipo Sign of the Times, quelle lì. Cioè, comunque si sente che hanno anche una scrittura personale. È un pezzo molto leggero, molto così. Però, sì, però nel senso, era molto più ideato. Cioè, poi per carità, magari c'è un significato super profondo, però rispetto ad altre cose che ho sentito, era molto più pensato per essere tormentone estivo. Però vedi, anche Zayn, ho visto che ha avuto già una... cioè, ha una sua identità musicale. A me, cioè nel senso, io non è che ovviamente chiedo, non è che chiedo perché non sono nessuno, però non sono appunto come il vecchio me che deve avere certo. quella cosa lì. Quando, cioè a me basta appunto che un artista abbia una certa identità, poi non mi può piacere e va bene, ed è tutto bello. Però se ha una sua identità... cioè, acquista eccolo. Automaticamente punti per me. Ma guarda, hai visto il salto che ha fatto? Sì, questo è un cretino. Le K-pop stan fanno girare un'economia in modo incredibile. Solo quelle cazzo di torce per i concerti costano 80 euro. Madonna santissima. Sì, sì, no, ma poi è tutto. Cioè, da quanto ho sentito anche per il J-pop. Vabbè, faccio una cosa per il J-pop perché sono mezzo fissato col Giappone. Okay. Però i cosi i gadget sono proprio. Cioè, c'è anche una sorta di collezionismo per i gadget riguardanti queste cose. Ed è tutto. C'è un'economia veramente assurda. Allora, a parte che a me mette sempre l'ansia questa cosa che su Twitter, cioè nel senso che il nome degli stan dei gruppi K-pop sia ARMY, perché sono dei cazzo di eserciti. Cioè, tu hai la necessità di chiamarti cioè non è normale che tu voglia essere identificato come un esercito, prima di tutto. Secondo me c'è qualcosa che non va a livello di marketing qua dietro. E poi hanno inventato uno dei fenomeni di Twitter, ossia le fan cam. Cioè che praticamente tu, se nomini uno... Questo è un Jedi, hai visto che salto? Sì, è stato un salto incredibile. Cioè se tu nomini uno, chiunque, che loro stannano... improvvisamente hai, perché ovviamente c'hanno le notifiche sul nome delle cose che gli interessa. Cioè, capito? Ogni volta che qualcuna delle cose che gli interessa viene nominata, allora arriva la notifica. Oddio. Arrivano tipo avvoltoi sotto il tuo post e si spammano appunto dei video che si chiamano fan cam di loro, cioè dei loro cantanti preferiti, niente, fine video di loro che cantano, cioè neanche che cantano, tipo con, cioè, tipo i video di YouTube del 2011 con le intro degli anime, con le canzoni dei Linkin Park, cioè una cosa del genere. Ah sì, gli MV. Esatto. Allora, raga, ma le K-pop... arrivo da lei.
fanno un trading di carte, scuri, peggio scuri, delle rare dei Pokémon. Si spediscono le photocard che escono negli album e fanno a cambio visto che escono in modo casuale. Madonna. Ci sono video dove spiegano pure come farlo al meglio, per non rovinare nulla. Vabbè, collezionismo quello lì. Però se lo fanno tra loro, alla fine, se fanno una cosa tra loro, cioè che lo facciano, sti cazzi. Non frega niente, appunto il collezionismo. Ma non, come fa ad avermi preso? E tutte cose. Non mi ha fatto bere. Però... cioè che ci sia proprio un'economia dietro questa cosa. Ok, adesso ci diamo il necromante. Il problema è che le vendono anche giustamente, visto che alcune sono super rare. Sì, sì, no, ma è un po' la questione appunto sia delle carte Pokémon di ogni carta. C'è una leva, c'è sì. C'è stato per tutto. Quindi... è che, vedi, magari di queste cose io non so quanto effettivamente può... cioè, c'è solo la rarità, perché per quanto possa essere una... Cacchio. Cioè, per quanto possa essere lo stesso cioè, per quanto possa essere malato il collezionismo, però almeno le carte, ad esempio, di Magic, di Yu-Gi-Oh, di Pokémon, sono delle... a volte hanno degli artwork veramente belli, cioè c'è proprio un'attenzione verso la parte artistica, e Stefano, ad esempio, lo sa, o anche Salvatore, che ha giocato anche, cioè, recentemente a roba al gioco di carte di Pokémon, comunque sia, magari li ha avute, non so. Sì. Hai mai avuto carte Pokémon? Certo. Ok. E Stefano con le Magic sa che ci sono degli artwork veramente belli. Minchia, ci sono certe carte che sono quadri. Sono proprio belle. E lì secondo me c'è anche la bellezza del collezionismo di quello. Anche in Pokémon ci sono delle carte stupende. Cioè disegnate in modo veramente bellissimo. Invece in queste, cioè, cosa c'è? C'è la foto dell'artista che ti piace. Cioè sono delle figurine. Quindi, sì, praticamente. Cioè l'unica cosa, ad esempio, delle figurine, della compravendita delle figurine, è che dei calciatori, ad esempio, è che lì c'è un pezzo di storia del calcio, ad esempio, ed è negli album, e quindi magari c'è quella parte lì. Però ho un'amica che fa digital, allora il problema è che, ok, se vi interessa c'è stato il documentario sulle questa non l'industria magari in generale. Prima o poi un'amica che fa digital art, i suoi soggetti principali i suoi soggetti principali, vabbè, sono i membri dei BTS, ha fatto il boom su Instagram. Però lei fa digital art, è ok, però per queste figurine, no, cioè, però nel senso cioè che che è bastato usare come soggetto i membri dei BTS per esplodere. Sì. Cioè come giocare a Fortnite su Twitch. Se è morto. Dobbiamo fare una cosa. Dovete giocare a Fortnite su Twitch. No. Fate una cover dei BTS. No. Dai, Ste. Tu sei pazzo. Impara a cantare in coreano. Cantano in coreano? Sicuramente. Non ho imparato a cantare l'unica canzone che conosco è in inglese. No, fare 99 Left credo Left e mi metto a imparare il coreano, sì, certo. Dai, a parte che io sto ancora aspettando l'ansia, vero? A cantare 99 Left Balance. Ma non ha la faccia. Ma c'ha la baffa alla bocca. Ma che schifo. Ah, sì, è arrivato dal nano. Questo luogo non sarà divertente per te. Va bene. È un patto quello. È un patto PvP. Comunque, allora mi è passato il mal di testa. Grazie. Oh, carino, ha delle arene col patto. Grazie Menarini per avermi... Io ti ho sentito la sua arte perché ha fatto la copertina del tuo primo romanzo. What? Hai scritto un romanzo. What? Attenzione. Noi qui abbiamo una persona che non è riuscita a finire una roba su Wattpad. Ma io lo sto continuando. È vero, lo sto continuando. Con un soggetto non dei BTS, quindi è bravissimo. Ah, sono curioso, poi vado a spiare. Tanto immagino sarà tutto nel giro dei tuoi social, quindi... Chissà se il nostro amico Stefano avrà cambiato modo di scrivere, cioè se si noterà il cambio tu di modo. Da Sara te l'hai rifatta fare la copertina. Secondo me è un botto.
Io non ho mai letto niente, lo sai. Io sapevo lo spoiler di tutta la storia, però non ho mai che però non niente. Ti ricordi più. Esatto, mi ricordo che uno moriva a un certo punto. Basta. Credo, non mi ricordo. A te la copertina me l'aveva fatta Sara, vero? Sì, me l'aveva fatta Sara la copertina. Vero, vero. Avevo una... No, io non... Cos'ha? Non... Ci sono troppe lettere. Troppe sigle. Allora, No, aspetta. Allora, fanfic. Una fanfiction a rating grosso, quindi presumo porno. Su ESP, che sarà qualche sito, immagino, con protagonista Blaine di Glee, ossia Darren Criss. Andava pure forte, poi l'ho persa di vista per via del liceo. Ti capisco. Che cosa vuol dire? Ti capisco tanto. Sarà... Ah, il fratello maggiore di Wattpad, ok, quindi è un sito. Okay. Quello prima di Wattpad, si scrivevano prima su EFP. E poi... Mi ricordo alcune le scrivevano sui Larry. Adesso ti vieni cancellato. Ora su Twitter vieni cancellato se osi immaginare che Larry sia una ship. Chi è Larry? La ship tra Lewis e Harry degli One Direction. Ah. Sì, perché sai, è un problema delle persone sull'internet che vogliono che due ragazzi eterosessuali in realtà siano gay e stiano insieme. E continuano a rompergli le palle nel farlo. Perché devono essere esattamente come vogliono loro. Io ho deciso che tu devi fare questa cosa. La libertà mi ha dato questa libertà. È tipo le fantastiche ship di Harry Potter. Non so se avete preso. Le fantastiche ship che devi fare per forza su Dragon Age o Mass Effect. Sì, sì, quelle canon, esatto. Quelle che hanno deciso una persona cattiva. Poi avevo un'altra sugli Hunger Games, che lo stesso gli Hunger Games mai visto e mai letto. Beh, io ho visto... Oh, Hunger Games, i libri sono tanta roba. Dove la protagonista era la sorella Prim. Per me potevi dire un nome qualsiasi, avrei detto Ernestina. Era basata sugli eventi del libro, però sulla sua prospettiva. Io in realtà ho sempre avuto, cioè io non so scrivere, quindi io sia non so scrivere sia non ho fantasia, quindi tipo io fanfiction non potrei mai nella vita scriverne. Io ho provato non una l'ho volta neanche fatto no, allora vi spiego. Prim per due libri sta a casa. Bellissimo. Non fanno cazzo. Perché nell'arena ci va la sorella. Giusto. Lei sta a casa a guardare in TV la sorella che rischia di morire. Ci va Jennifer Lawrence. Madonna. È un sacco simpatica, io la voglio abbracciare. È pazza, è completamente pazza Jennifer. Oh, cazzo. Sì, io sono andato avanti di un centimetro. Io vorrei passare una serata No, con ma allora grano a me, non prendono la grada a te, perché tu sei un fantasma. Anche quella andava forte, poi una tipa mi lasciò. Nessuno mi si cavo più. Sì, però non in modo, cioè non in modo cattivo. Oh cioè no, Lorenzo ha scritto amici nel gruppo, raga. Cosa? Lorenzo ha scritto amici nel gruppo. Non è il momento. Ma comunque, allora, io all'epoca, quando avevo iniziato a scrivere, c'avevo un pochino di seguito, c'era un po' di gente che leggeva. Adesso so che c'è qualcuno che legge, però l'unica persona di cui ho la certezza è una persona che non so chi è. Che ti lascia c'è i un commenti. Utente di Wattpad che ogni volta, no neanche, il voto. Ogni volta che metto un capitolo mi lascia il voto. Stefano, in realtà è tua sorella. No. Devo dirti questa triste verità. L'ho pagata per farlo. Mia sorella non me lo lascerebbe. È quello ti ho detto, l'ho pagata per farlo. Allora sì. Allora è credibile. Sì, comunque Salvatore, io sono come te. Io non credo di essere capace di scrivere. Ma cioè, voglio ricordarvi il mio disagio quando dovevamo ruolare. Ah, madonna. Beh, io ti devo ricordare la mia unica storia inventata da Master è finita con Matteo che mi ha distrutto completamente la... È vero. Quello in realtà è una che ha rotto cosa il mondo. Cioè, ha rotto la fisica quello del mondo. Sempre. Quello succede sempre. Tu inventi la storia e i giocatori fanno il cazzo che vogliono. Non sono stato pronto ed effettivamente ha vinto lui, cioè ha rotto il gioco. Mi manca a ruolare.
Guarda, guarda che bella, che bel primo piano di tutorial. Madonna, guarda quei baffi incredibili. Gli occhi azzurri c'ha tutto. L'animazione, guarda, dello scheletro che tira la leva è davvero notevole. Ruoliamo, ragazzi. Dai, organizziamo una cosa. Adesso entro, te, scusa, stavo bevendo. Sì, sì, tranquillo, tanto qua devo uccidere il necromante ancora. Occhio che arriva, eh. Ah, aiuto! Io ci muoio. L'ho rollato, no. l'ho rollato. No, ho rollato è un'altra cosa. Ollolanda. L'ho rollato. Attuando un piano criminale, nemico. Volontà di divertimenti. Aia, bastardo maledetto. Piccione maledetto. Io nel dubbio ci dissociamo, ma no. Io sono contro il dire mi dissocio. È un meme. Perché è un meme del cazzo e soprattutto inutile. Perché la merda l'hai detta. Non è che se dici mi dissocio cambia qualcosa. Mi dissocio dalla chat. Cioè, un conto è se la dice qualcun altro. Ma esatto. Io non ho mai capito questa cosa. Cioè, solo che è una cosa. Era un meme. Sì, ma se uno scrive un messaggio di merda e tu lo leggi, fine, la cazzata l'hai fatta. Prenditi le tue responsabilità. Sì, ma credo, ripeto, credo che sia un meme. Ma il fatto è che non è nato come meme. Stella, posso tirare io la leva? Sì, no, no, non puoi, non puoi, vieni qua. Ma come? Ma ero dentro. Ah, si muerto. Senti, signorina, me ne vado, me ne vado. No, finiscilo, per carità, ci manca solo rifarlo. Ma le anime. No, sono fantasma io. Ma no, no, per prendere tu le anime dalla base. Vabbè, cosa vuoi che sia? Siamo tutti sardi. Della stessa provincia, tra l'altro, sì. Siamo tutti sardi. Vabbè, eravamo compagni di classe, grazie al cazzo. Sì. Compagni di banco. È vero, cazzo! È vero. L'ultima fila a destra is back, raga. Vabbè, is back, siamo usciti in tre insieme per anni. Cosa is back? Lasciamo perdere. Aspetta che questo mi sta prendendo a calci. Cioè, aia, che male. Cosa più stupida fatta nei banchi? Cantare Bohemian Rhapsody alle ore di inglese. Sì, cantare nel senso che io cantavo, che Gavino faceva la batteria e Stefano la chitarra. No, io facevo il piano. Facevamo anche un po' tutto. E certo, beh, eravamo in tre, dovevamo fare il lavoro di quattro persone. Cioè, quattro il cazzo, perché Bohemian Rhapsody... Che ansia, io avevo una compagnia di banco che adesso all'età di 24 anni sta per sposarsi, oh mio Dio. Io non compagnia di banco, però una di scuola mia, cioè dello scientifico, e poi se n'è andata, però la conosceva. Adesso il fidanzato gli ha chiesto di sposarsi. Beh, noi avevamo, vabbè, voi non l'avete conosciuta, cioè magari la conoscete, ma non conosciuta come compagna di classe. In prima, una che poi è stata bocciata, e niente, tipo quando eravamo in Carlotta. Ah sì, metti. Vabbè, lei è un figlio. Esatto, ho avuto un figlio mentre noi eravamo tipo in quarta superiore o in quinta, sì. Non mi ricordo. Mamma mia. Adesso io, vabbè, no, non diciamo la cattiveria. Non parliamo male dei paesi della Sardegna, delle ragazze che si mettono con ragazzi più grandi di 15 anni puntualmente che hanno figli. No, io non... Cosa ho detto? No. Cosa ho detto? Infatti io sto solo aspettando il mio momento. Gavi, guarda, ci sei quasi. Al limite, sei al limite. Tu adesso quest'anno ne fai 26, quindi sì. Ti puoi beccare una sedicenne. No. E adesso no. Diciamo più queste cose. Guarda che lo fanno, cioè nel senso... Sì, ma comunque no. Non deve succedere. Perché minorenne non è corretto, non è illegale. Comunque l'età del consenso no, assolutamente è vero. In Italia l'età del consenso è 14 o 16 anni, no, 14 o 16, è vero. 14 forse, ma in realtà si può, però forse non ne ho idea. Diciamo che non io nel dubbio, massimo, guarda, tanto sapete che io fino ai 21 non mi sono posto problema, quindi stavo da solo, quindi sti cazzi. Pensa che c'è il problema se lo pone, ma... Ops. Vabbè, però tu prima hai dato. Sì, ho avuto... Io no. Giusto. Io il segno l'ho messo. Io devo ancora... Ma a piedi stai tornando?
Ah no, no, non stavo saccheggiando tornare. La stanza, devo ancora andare su dal nano. Ah, ma quindi l'hai finito? Sì, sì. Ah, di cosa stavo parlando prima? Ah, sì. No, so, mi hai detto di finirlo. No, perché io ti ho visto dopo che sono morto. Tu sei entrato nell'oculo dove ero io, dove sono morto io, e ti ho visto sparire. Quindi ho pensato avessi usato un osso per andartene, capito? E ha detto, no, le anime, e quindi ho pensato, ah, ok, allora lo aspetto lì. E allora no, torno a Maggiore a livellare. Guarda, personalmente... Ah, ecco, vedi, infatti stavo per dire, mi ricordavo che c'era una cosa di limite di età. Cioè, appunto, c'è un margine massimo di 6 anni, puoi stare con un 16enne. Una sedicenne. Però nì, anche quello, perché è una questione, cioè non è che non puoi, ci vuole il consenso dei genitori. Deve chiedere la sua mano. Però non è che non può. Edizione. No, arriva, no, guarda, dico per me cioè, perché hai conosco studiato personalmente di persone così e penso anche voi, quindi sì. Giustamente no, senso, lo sai. Non è che non si può fare, però chiedere la mano. Questo... Cioè, forse sì, uno. Sì. Uno biondo. Gavino. No, è l'unica persona che mi viene in mente. Ma a parte che no, è a posto. No, dico in generale anche che potrebbe avere necessità di fare questa cosa. Ma no. Ma necessità o occasione? Perché è molto diverso. No, non è che ne ha necessità. Quindi che fa, cammina con la carta in tasca firmata dai genitori. Tipo l'autocertificazione, esattamente quello. Stefano, quindi dove si va? Ciao Davide, hello. Hello. Buonasera. No, comunque sia... la Valle è raccolto. Tornando al discorso di prima, la cosa più strana che ho fatto tra i banchi di scuola è stata... Vabbè, vi ricordo che abbiamo fatto un torneo di Mario Kart noi durante... E non solo uno. Quindi cioè durante fino a quando, la lezione. Fino a quando uno dei proprietari delle cartucce ha tolto la cartuccia al DSI Stefano. Ma c'è un motivo che adesso racconteremo. Vabbè, certo, perché... il torneo di Razzo, il torneo di Quiz Duello, il torneo di un sacco di cose. Dopo svariati giorni Pokémon a giocare Rams, a Mario Kart. Pokémon Shuffle. Dopo svariati giorni a giocare a Mario Kart, a un certo punto uno si annoia anche un pochino di fare sempre le stesse circuiti. Aspetta, a che grado di scuola? In quinta superiore. Sì. E quindi che cosa fa? Inizia a fare i circuiti al contrario. Poi dopo un po' anche quello non è più divertente. Quindi cosa fa? Si apposta in curva, aspetta che arrivi la gente. Perché tanto la stella, essendo sempre ultimo, esatto. E cosa succede? Una persona non l'ha presa troppo bene questa cosa. E dopo che l'ho buttato fuori strada mentre stava vincendo la gara, si è alzato, è venuto da me e mi ha tolto la cartuccia del... dal DS. Il problema è che stavo ostando io la partita, quindi si è bloccato. E quindi si è bloccato a tutti. La cosa più strana mi fatto è stata chiudermi la sigaretta a lezione ed ero in seconda fila. Beh, poteva andare. Secondo me Bohemian Rhapsody è peggio. Io ho dormito in faccia alla professoressa d'inglese. No, quindi... no, professore, qui stiamo sgrafando. Io ho sgridato una professoressa. Due volte. La stessa professoressa. No, non è vero, due volte. Una sola volta, l'altra non l'ho sgridata. Un po' sì. Ma non lo mi sono alzato. Signorina, facciamo da me o da lei? No, non, io ho messo il segno, ma in realtà preferivo fare da me. Quindi facciamo allora da me. Metto io? Sì. Io ho rischiato la sospensione. Io ero un ragazzo noioso, però ho litigato con la presidente che voleva sospendermi. No, io ero amato da tutti, quindi... Letteralmente mi amavano tutti a scuola, che bello. Io ero amato da una persona che poi ha deciso che non... Di non amarti più, ma forse esatto. Anche meglio, guarda. meglio sicuramente. Però... Cioè, dipende... Perché sotto un certo punto di vista, effettivamente, lascia stare. Comunque sia, io sono quasi rischiato fino a un certo punto. Perché... Non faccio un segreto per nessuno. No, mai stato. mai stato. Ragazzi. Cosa stavo dicendo? Smettila, non osare mai più dire una cosa del genere. Ma perché hai detto questa cosa? Ma mai nella vita... Cosa è successo? Gabri ha detto che è una persona noiosa e senza personalità. Ma no, perché? Ma vaffanculo. No, non lo sei. Ma
Ma aspetta, non è una signorina. Aspetta, che mi tolgo il veleno. No, in realtà rollare non credo serva, però. Io alle elementari sono stato partecipe di un... cioè, Hello! Non mi ha fatto niente. Io ho attuato un atto di bullismo. Me ne vergogno tantissimo alle elementari. Mi è stata scritta una nota... Seconda morte. Cos'è seconda morte? E mi è stata scritta una nota lunghissima. Con una fiamma oscura sui cadaveri, bruciandoli intensamente. Cioè, sì, è quello che dicevo prima. Io nel dubbio lo prendo. Anche se usa due slot. Porca puttana. Sei un coglione. È quello che Sabaco aveva provato a usare sulle tombe. Ah, ok. Minchia, fa lo ascetico. Vende. Ah, ma lei è la figlia del fabbro. Sì. Ok. Sì, lei è la figlia. Oh. Che letteralmente non sanno di essere lì, vabbè. Beh, effettivamente il pene... No, il problema, non, se non lo sapesse nessuno dei che due... Si vede, che dalla bello. Finestra lo vedi, vabbè. No, lui la riconosce. Lei non lo riconosce. Aspetta, ma lui riconosce lei. Avevo il cazzo storto quel giorno. Cosa? Io sono stato sospeso in seconda media perché ho pestato un tipo perché non la smetteva di chiamarmi Giovanella. Come, scusa? Ma che bullismo. Ma non personalità. Sono io le tue personalità perché... Io l'ho sempre storto, oh no, Davide. Diciamo che, ma tutti noi lo abbiamo storto. Se non ti dà problemi nella vita, vabbè, parliamo di cazzi storti. Io direi possiamo superare. No, non dico che di non parlarne, però ecco, nel senso, non ho bisogno di approfondire i messaggi. Io alle medie ero un mezzo bullo per non essere bullizzato, poi ho avuto la wake up call e sono diventato il difensore dei bullizzati. Io ero super bullizzato, però odiavo tutti i miei compagni di classe e uscivo con altra... Io uscivo con i compagni di classe di Lorenzo, mi vedevo con loro, uscivamo il pomeriggio, la sera. E quindi della scuola a me fregava nulla e non... il bullismo proprio lo subivo. Sapevano prima di me che ero gay, incredibile. E... Stefano, la smetti? Sei gay? Oh no, coming out, incredibile. Così, inaspettato. Guarda. Cioè, non mi ha letteralmente mai toccato. Mai toccato. Gabri, lo so, era il momento giusto. Perché non te l'ho mai detto? Guarda. Ascolta attentamente. Scheletro. Non arrenderti. Io credo non esistesse il bullismo nelle mie scuole. Non ci credo. Non esiste. Non è vero. Comunque, anche il mio, Davide, pende a sinistra. Il mio è in basso. Ok, andiamo. Basso non è che pende. Basso per una quella si chiama forza di gravità. No. Vabbè, lasciamo perdere. Perché ne stiamo parlando? No, ma infatti non. Non sono cose che ho sinistra gang, così. Sì, va bene, ma sempre a sinistra, raga, sempre a sinistra. Nel dubbio. No, non è un problema, non è davvero un problema. Sei sicuro di guardarlo con la testa dritta? Perché magari ti pieghi un pochettino, quindi sembra dritto. Il mio rientra dentro. Perché non trombi una cos'è, una tartaruga? Tipo una tartaruga. Quando è spaventato, rientra dentro. Casino. Ma no, perché signorina, non vuole prendere tutti questi magnifici drop. E lo so che succede casino, che si svegliano tutti. Ma siamo l'amico e poi... Senti, ma io ho gli attacchi a distanza. Ma infatti. Che tristezza questa scena che sto guardando. Oh, c'è arrivato. C'è arrivato. Cioè, volevo evitare di... Ma sì, ma ce l'hai le piantine per toglierti il veleno? Boh. Se no vai avanti a gemme vitali, guarda. Avvelenato. Fiore verde, no? No, muschio velenoso. O altrimenti vai a gemme vitali. No, non ne ho. Ah no, sì, 5, ok. Ah! Quanto veloce, sì. Quanto veloce! Ah, o te lo metti in scelta rapida oppure se hai tante gemme vitali appena vieni avvelenato. No, purtroppo non ne ho tante perché ho dimenticato di comprarle. Aspetta, guarda. Perché sono scemo. Solo vanno a morire. Cioè, ne ho 14. Aspetta. Perché in realtà guarda quello che va a 15 fps dietro. Tieni. Che poi in realtà c'ho quelle grandi, vabbè. Che quando viene avvelenato, se ne usi tipo due o tre insieme, sono abbastanza forti da contrastare
di veleno. Ma cioè, poi quanto cazzo è veloce il danno da veleno? Micidiale. Beh sì. Qua sì. Comunque sì, Joe, prima ho dimenticato di risponderti. Sì, io sono anche... Il mio personaggio è anche mago. In realtà è un mago oscuro. È anche poeta. È pure poeta, ah, sì. Ma è del mestiere, questo. Ah, ma è medico, lei. Dove ha studiato? Devo ancora scaricarmi quel gioco a giocare con gli altri. Non so assolutamente cosa ho provato Sea of Thieves, ma da solo me. Allora, Sea of Thieves per me è divertentissimo. Cioè, no, no, bugia, non è divertentissimo. È bello giocarci in coop a cazzeggio, fregandotene delle missioni, andando avanti. Una, due e tre. Scheletro di merda. Ti curi più di quanto ti facciamo nel veleno. Eh sì, però il veleno dura un quarto d'ora. No, appunto, nel senso, in vari è divertente. Qualche sera organizziamo un bel Among Us. Ma sai che io letteralmente ancora non ci ho mai giocato in multiplayer. Ma io sì. Io sì. Volta... Perché non ho mai avuto abbastanza gente con cui giocarci. Quindi prima o poi. Quindi chi ci vuole giocare... Entri nel Discord. Facciamo no, così. Quindi, signorina, non mi muoia, però. Signorina, non mi muoia. No, sono... No, signorina, è morta. Non mi ero accorto di essere avvelenato. Io stavo dicendo... Non sono... Vabbè, tanto adesso non ci sono più i drop da raccogliere, quindi siamo a posto. No, adesso no, Davide, vaffanculo, è anche tardi. Domani mattina ho l'esame, quindi vi lascio tra poco. Ma tanto non, qua non si tira tanto. Dark Souls 2 si ferma a un orario normale. Ma da Gabri, l'ho scritto poco fa io Discord, che palle. E quindi, appunto, se qualcuno vuole entrare nel Discord, che ricordiamo essere ancora pressoché inutilizzato, cioè è lì perché esiste, magari prima o poi ci si prova a organizzarsi. Volevo fare ma il memino. Domenica possiamo organizzare. Io domenica. Io la domenica. Esatto, dipende dagli orari. No, in realtà questa settimana non c'è. Magari si può provare a fare questa domenica. Vediamo. Sei un limone. Bravo, Joe. Bravo. Possiamo provare. Magari Gabri, tu con le tue conoscenze, prova ad attirare gente anche da là. Ok. Da quel canale di quello stronzo. Quello stronzo antipatico che seguo contro voglia. No, non è vero, sto scherzando. Nessuno mandi questa clip a Litto. Si scherza. Hai messo il segno, Ste? Sì, ho messo il segno. Oh, era da un po' che non si vedeva. Proviamo adesso, Riccardo. È finito io, il film? Io ho bevuto per i fatti miei altre volte. Hai finito il film? Sì, ho alzato il prezzo, Davide, perché siete degli stronzi. Come al solito, Stan, non ti trovavo perché ero... Non ero... Dicendo, a me piace, è il mio preferito della trilogia. Piano piano. Al campanello. Mi conservo i limoni per il prossimo pool. What? Improvvisamente il mio canale è diventato un gacha. Sì? Eh sì, così pare. Facciamo no, i pool. No, ah no, quello che ho preferito, ok. Cazzo ti caga te. Ma infatti, in effetti sti cazzi. Invece a me è Hot Fuzz mi è piaciuto molto. Ma in realtà sono tutti e tre molto belli. Cioè, molto belli. Comunque sì, mi hanno fatto pisciare. Anche in Shaun of the Dead ci sono delle scene. Shaun of the Dead è geniale. Sì, no, ma guarda, non so se li visti tutti e tre tu. No. Sono tutti molto geniali in realtà. Ci hanno tutti molte cose da dire. Intanto la Juve, se vi interessa, ha vinto 4-0. Contro la Spal. Minchia la Spal che era arrivata ai quarti di finale di Coppa. Sì, ma Dio Cristo! Vabbè, ti ha tolto più di metà vita nel primo colpo.
Sì, ma non ha rollato. Metto il segno, signorina. Sì, grazie. In che senso? Cioè, non ho capito. Che Gabri ha scritto magari dei bei limoni e invece... Ah, è dei dei ciuccioni. Delle pomiciate. Dei ciuccioni. Dei ciuccioni. Perché? Perché? Da dove ti è uscito? Toscano, ciuccione. Quale universo? È l'universo della Toscana. Con un piano di esistenza a parte la Toscana. Non portare via un sasso dalla Toscana. Toscana perché? Che altrimenti non sappiamo più dov'è la Toscana. Nella zona di Sassari, farsi qualcuno voleva dire sì. 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 Ma credo sia italiano. No, 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 invece no. No, cioè, si è fatto quella. È italiano. In italiano fare dire tombare. Da noi voleva dire giocarci a COD o codarci. Ottimo. Altra parola notoriamente italiana, tra l'altro. Ovvio. Cioè che, proprio... che tipo l'aveva scritto? Ok, sta per sparire il mio internet, forse. Stai soffrendo, in effetti. Più o meno questo qua la radio. Ok, dovrebbe essersi un po' stabilizzato. Così pare. Ok. Aspetta, a Napoli limone si dice ammuccarsi, cosa? Perché le mucche hanno la lingua lunga. Ci sta. Palese, palese. Bacio con la lingua che proviene da mucco, oh no. La mia visione era più romantica. Più animalista. Credo di aver preso tu. Ah no, ce n'è uno lì. Che c'è lì? Qui, signorina. Dai che ci arriva, dai che ci arriva, dai che ci arriva. Ah, ok. Salve. Salve. Aspetta, forse ho perso un messaggio di Riccardo. Aspetta che ce n'è uno anche qui. Ma poi ho scoperto che ha fatto anche altri baby dei drive. Film sta parlando. Altri film come Baby Driver. Baby Driver lo stesso, fighissimo, mi è piaciuto un sacco. Guardate Baby Driver perché è bello. Sì, stai con la calma. È inutile che mi fa bello. Ora è lei lento. Ora è lei lento. Guarda che cade. Il romanticismo è morto. Solo gaming. Oh no, ma qua mi tirano le cose. Ma ci sono le signorine molto sobrie. Ho visto Stefano velocissimo. Sì, ha corso fortissimo. Merda, rientra un attimo e mi mettete ansia. Cosa c'è, Matt? Perché parliamo di persone che si baciano. E sei triste. C'è sempre Marco a disposizione. Ah, stavi dicendo la parte della di su Baby Driver. Ah, perché? Oddio, ansia. Hai messo Baby Driver, quindi. Figo, figo, figo. Guarda quanto sobrie queste signorine. Anche nel modo in cui muoiono sono molto sobrie. 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 Ma in tutto questo cosa è questa run? È una run normale. Ah! Run, i server di Dark Souls 2 laggano. Ma era sopra, Stefano. Allora, sopra. La lore... Stefano, vabbè, l'abbiamo spiegata mille volte, la lore dei Mirinzano. Questa è Mirin Twitch 2, che è andata alla ricerca del suo cugino perduto, Mirinzano V, mi pare, che era il mio personaggio della prima run di Dark Souls 2, di cui ho perso il salvataggio. E quindi va alla sua ricerca, ma andando avanti nel mondo di Majula, si rende conto che Mirinzano V in realtà non esiste e diventa sempre più oscura. Infatti sta diventando un mago dei malocchi. Così. Long story short. Ha deciso di accompagnare Mirin Twitch in questa avventura per proteggerla. Perché mi hai fatto andare avanti da solo?
Sono proprio dietro di te, signorina. Archer! No, il sogno è scomparso. Long Island Bono. C'è il cocktail. Me la sono cercata. Lo ammetto. Molto bene, Long Island. Me la sono cercata. Avrei dovuto guardare dentro. Scende Gilgamesh. Non sto capendo perché stanno scrivendo queste cose sconnesse una dall'altra. Allora, Davide, io ti sto vedendo che stai giocando a Final Fantasy XV in questi giorni. Ah, criminale, okay. Toby Fox. Ciao Archer. Però è ombra sto stronzo. Prima era segno normale, poi si è messo ombra. E ora mi body bloccate. Corta polpettone. Cosa perché fatto? State scrivendo queste cose completamente sconnesse tra di loro? Io non bevo alcolici, sono vino bianco, sono di classe. Io invece il vino mi fa vomitare. Dopo una certa età i cocktail diventano veramente qualcosa di... No, quella è scomparsa, che palle. Te ne ho ucciso due. Cioè, no, nel senso una mi è scomparsa, purtroppo. Un'altra pietra pallida, ma è quella per cui abbiamo farmato 12 anni. Dopo i 19 e 20 anni possiamo anche smettere di... Vabbè, ma di non bere. Per forza la vodka alla pesca, però tipo un gin tonic ci sta. Ah, gin tonic. Allora, il gin tonic inizia a berlo se hai tipo sui 60 anni e... Stefano, qua c'è un drop. Là ci andiamo dopo, che okay. Si muore. Slava, ultimamente è una ficha per la nuova TikTok, da napoletana, Patrizia Cuomo. Madonna, io ho sempre paura dei TikTok. Ma forse è un nome. La conosco, forse la conosco. E quindi mi devo buttare. Mi stai dicendo di buttarmi? No, c'è un forziere. Ah, aspetta, che prima c'è lui. Aspetta, non ucciderlo lui. Mi sono fermato. Chi va in discoteca sobrio vuole morire. Infatti, io. Io, infatti, non ci sono mai andato in vita mia. Stefano! Vieni qua. Le volte che sono andato in... Dobbiamo fargli colpire questo muro. Oddio, che incubo. Mi sembra di essere tornato in Dark Souls 1 all'improvviso. Ora può morire. Ragazzi, guilty pleasure, paccari dai. Comunque no, stavo dicendo che io ho sempre paura dei TikToker che segnala Gabri, perché a lui escono di solito persone che fanno sempre lo stesso identico TikTok per 10 settimane in fila. Grande Matteo, madonna, sono partecipe della tua tesi, quindi l'isola stato... del jazz, anzi del jazz. Sì, è un cortometraggio che tipo mi ricordo di averlo visto. Ha bevuto un po' di caffè oggi. Mi ricordo di averlo visto alle medie. Ed sì, è della Disney. Ansioso. È della Disney ed è una cosa un sacco, cioè a me era piaciuto un sacco, mi è rimasta impressa. Quindi ora ci si butta? Cosa? No, chiedo a Stefano. Si va giù. Allora sì, poi là in quel tunnel adesso non mi ricordo dove si esca. Non si esce comunque all'inizio? Si esce. Aspetta che vado a controllare caduto. Se c'è qualche tanto scala. Sono caduto, è inutile. Ti aspetto su a questo punto, tanto là non penso di poter fare niente. Pietra velenosa! È difficile da spiegare questa reazione. Per una delle mie probabili armi. Cosa ha messo? Cosa succede? Ah, è un TikTok. Discoteca sobrio. Prima e unica volta era la serata cowboy e cowgirl. Non voglio ricordare. Infatti, io non ci sono mai andato in discoteca. Io ci andavo sempre. Oddio. Alterato. Per qualunque. Cioè, in qualunque. Incazzato, eri. No. Non è. Non eri incazzato. Immagino. Cioè, nel senso. Nel cosa senso. Minchia sono? Però. Non per... Ah, ho capito. Sali. Ciao. Salve, adesso andiamo a morire. E non mi sono neanche avvelenato. Ah, io qua è un posto brutto. Quale qua? Qua. Ah, qua. E vabbè, tanto mi stai body bloccando. Vai. Io TikTok non lo guardo. Che paura! Ho detto che era un posto brutto. Qua si kaita. Corri e gli tiri qualche attacco ogni tanto e continui però a fuggire in tondo. Anche se forse in due qualcosa di più si può fare. Io devo bere, a proposito di alcol. Quello che è Estus, non è alcol. Secondo voi le Estus sono alcoliche? Sì.
Sì, sicuramente. Parlando di discoteca, allora, grazie. Beh, tecnicamente è fuoco, quindi immagino che la sensazione sia simile. Nel giorno di Valentino mi hanno lasciato il bigliettino e non morto. Non ho capito. Aspetta. Ah, ok, la Estus è non morto fermentato. Te l'ha detto Fadda, Davi. Di San Valentino. Ti hanno lasciato il bigliettino. Aspetta, grazie a due sconosciuti che al triciclo nel giorno di San Valentino mi hanno lasciato il bigliettino. Tipo ciuf ciuf tu a ciuffi me. Come nei Simpson. Ma cosa raccogli? Ci sono andato una volta al triciclo. Volevo. Cioè. Mi sono annoiato ed ero anche mezzo brillo. Tra poco si avvicina a San Valentino. Guarda, noi lo festeggiamo davvero tanto. Incenso del sempliciotto. Stefano è proprio morto, male, sì. Sono morto, sì. Quindi davvero non ho modi facili di tornare al falò, vero? Sono O a piedi o... No, devo fare il giro. A me non è mai piaciuto, solo per... per esigenza sociale andavo e appunto dovevo... Io neanche per esigenza. Io per esigenza sociale ci ho provato una volta, volevo suicidarmi. Io zero, io sono proprio puro. Esigenza sociale, cioè la gente con cui uscivo andava un sacco in discoteca, se ti ricordi. Eh sì. Io vado una volta ogni due anni, ma io non ci vado da un sacco di tempo e sono tipo la persona più felice del mondo. Esatto. Non io piace. Ho paura a vagare da solo. Ah no, torni indietro. Ok, sono nel posto delle lucertole titanite. Allora, c'era una discoteca che mi piaceva. Una sola. Aspetta, devo arrivare fino a lì però. No, vabbè, sto tornando indietro io un po'. Ah, ok. Allora lo metto davanti alla tipa. Davanti alla tipa che è... Ok, dall'altra parte. E così non devi andare nella pozza velenosa per raggiungere il falò. Come no? Ah, nella pozza, no. Ok, sì. Che bello, sì, non ce ne grazie a Dio non ce ne frega niente. Allora, una discoteca e basta c'era che mi piaceva. Ed era perché non ero costretto a stare dentro una stanza. Io non ho letto letteralmente nessun messaggio in tutto questo. È perché stai incasseggiando, li leggo io. A me andare in discoteca piace, vabbè, la musica... Ok, poi San Valentino, fa cagare il triciclo. Ok. Mi si sente? Sì. Ok, perché ho paura che mi si butti internet. Mi piacciono solo quelle arcobaleno perché c'è musica che conosco. Molestante con un karaoke tra amici. Tra amici sono più felici. Felice. Per quello sono mi piace felice. Capodanno, mi sembra corretto. Perché c'è musica allora... easy, ossia Raffaella Carrà, e siamo tra noi. Per celebrare San Valentino, aprire il mio canale. Ok, ci ho messo un attimo a capirlo. Seguitemi tutti, spolliciate e suonate la campanella. La professionalità con la quale legge i messaggi Sigma, ma dove? Non so leggere. Ma credo che sia karaoke, ma te lo fai da solo. Credo che sia da casa. Sono molto... Comunque sia... allora, ripeto, l'unica discoteca che mi piaceva era la Sassarese, all'Altro Mondo. Minchia. Perché... Quanto tempo fa l'Altro Mondo? Non eri costretto a stare all'interno della discoteca, ma c'era un giardino enorme fuori che io per il 90% del tempo frequentavo, dove si poteva parlare. Ed è una cosa, cioè, queste idee rivoluzionarie, parlare con la gente con cui esci, cos'è? Ed è una cosa che era fia, perché mi prendevo il mio drink, ok. Aspetta, ma hai raccolto le cose qua? Me ne andavo. Cosa è successo? Tanto qua parlano di porno, va bene. Sì, ho raccolto, Ste. Fate quello che volete. Io mi iscrivo a tutti. Anche qua? No, qua no. Se mi date l'accesso gratuito, io vi guardo tutti, non vi preoccupate. Non ha senso, tipo, vabbè. La cassa integrazione non arriva, viva lo Stato. Madonna. Questo sì, Ste, l'ho raccolto. Letteralmente solo quello che hai colpito, non avevo preso. E quindi niente, cioè, a me piace appunto, se è una serata tipo, sì c'è della musica, qualunque musica che mi fa da sottofondo e io sto parlando, per me, cioè, mi
mi ha incastrato. Tu, cioè, tu a me piace un sacco. Pretendi troppe interazioni sociali che in realtà la società non vuole. A me piace parlare. Gente che pretende anche di parlare quando esce con gli altri. Così la gente capisce quanto io sono effettivamente intelligente. Oh no. E quindi. Così posso effettivamente far capire che oltre a una bellissima faccia c'è anche altro. Ok. Chimè. Ma chi spara? Ma quella le faccio vedere una cosa. Mi facci. Venghi. Eccomi. Quanto veloce! Ecco una delle cose più senza senso di Dark Souls 2. L'altare del sole! Qui, a caso. Non puoi stringere il patto in presenza dei fantasmi. Domingo, le pagine. Tu che sto cazzo, si ritira le sue stanze che la notte vi porti consiglio per forza. Quanto romantica questa cosa. Buonanotte e quindi buona fortuna per l'esame di domani. Io sarò in live sabato, quindi ci si vede. Buonanotte. Oddio, in realtà forse venerdì potrei fare qualcosa. Forse, dipende da altre persone, non da me. Ok. Nel dubbio sabato. Aia! Che paura! Non muore da solo, cretino. Si è suicidato davvero? Sarà Tommasi. Che brutto. La tecnica di studio anime d'oro. Allora, prima che tu mi prenda in giro, in effetti in questi giorni mi sta uscendo fisso su YouTube consigliato un video che ha nella thumbnail la scritta pomodoro cancellata con a fianco scritto anime. Allora, quindi probabilmente lo è. Probabilmente è esattamente quello di cui tu stai parlando. Cioè, conosco la pomodoro. Ma cos'è la pomodoro? È quel. Praticamente è semplicemente vuol dire studia per mezz'ora senza toccare niente e poi fai una pausa e poi studia di nuovo e nasce dal fatto che i timer erano a forma che usi il timer della cucina a forma di pomodoro. Scusa, con gli anime, però guardi gli anime. Cioè, guardi un anime e non ho capito. Domani testo ufficialmente. Dai, allora poi ci fai sapere come funziona. Questo è Farlocco? Cosa? Guarda, c'è una trappola questa. Sì. Era prevedibile che in effetti ci fosse il veleno qui, ora che ci penso. Torcia, ma vaffanculo. L'animatore di 40-60 minuti nella pausa. Ah, nella pausa guardi un anime. Ma è quindi nebbia? Eh sì, c'è il. Oh no, c'è questo scempio di boss. Oddio, c'è il. No. Cosa c'è Demon Souls. Guarda, ma di qua ci siamo. Di qua ci siamo arrivati, o sono scemo io? Sì, sì. Ah, in realtà ci sarebbe un pezzettino che non abbiamo fatto lì. Che non sembra è questo salto che non faremo. La pomodoro dopo 5 cicli 25. Criminale. Venga qui lei. Dopo 5 cicli di 25 minuti con 5 minuti di pausa inizia a fare pause di 30 minuti. Ah, ok. Ammazzi l'amico lì. Dove? L'amico. Eccolo. Laggiù. Quindi con sessioni di studio più lunghe studi di più. Vabbè, mi sembra ovvia questa cosa. Io invece ho questa tecnica che studio 30 minuti, poi mi rompo e piuttosto che studiare mi metto a lavorare. Io piuttosto che studiare, non fai. Però io faccio schifo. Venga. Esatto. Qua c'è un'amica. Io non posso lavorare. Quindi non lo so, perché in questo periodo sto avendo un po' di difficoltà con lo studio, forse te anche queste cose. Faccio un perché ho perso un pochettino il ritmo.
cioè quando era appunto in triennale avevo un ritmo che mi era dato dal fatto che dovevo praticamente sempre studiare, quindi bene o male leggevo e sapevo. Dio, ma non era qui? Io ho usato la pietra di Giulio. Era qui. Non Giulio avrei dovuto farlo. Sì. Chiaramente Sarge. Mi laureo nel 2025. Anello del veleno, anima di cavaliere valoroso. Ah, io mi ricordo. Ah, qua è in vanilla che c'era Luca. Ma tanto io l'ho persa la quest di Luca. Ah, è vero. E allora no, allora era qua, non era in vanilla. Che inutilità. L'ho portato qui per lei, però in cioè, ho letteralmente sprecato la pietra di Pharos. Va bene. Vabbè, io avevo poi andiamo a Pharos a prenderle. Piuttosto che studiare, scrivo la storia di D&D che un giorno giocheremo con degli amici, oppure penso a cosa fare per il gioco che vorrei creare. Però non c'eravate voi, perché l'avevo fatto con gli altri. Che avevo fatto la storia per Nameless Land. Mm. Che ha tipo un setting medievale. Che era anche carino. Guarda questo. No. Li avevo fatti morire tutti. Di proposito, li avevo fatti morire tutti di proposito. Braccio, per poi tipo farli nascere nell'aldilà e farli ritornare come tipo seguaci di un dio. Ora siamo stati distrutti dalla mancanza di interazioni sociali e spazi da dedicare unicamente allo studio. Io per me, cioè, io lo sapete, alcuni di voi lo sanno. Cioè, oddio Cristo, che incubo. È vero, me ne ero dimenticato. Che tristezza. Adesso lo chiamano boss alla From Software. Esatto, io da casa, cioè, non... Cioè, il fatto di avere... Cioè, è come... Che... Pensi... Mi serve abbandono, Gabri. Tanto anche io dopo questo chiudiamo. In caso se dopodomani sei live, facci sapere sui canali social. Sì, sì, certo, certo. Sempre tutto nei vari posti. Ciao Davi. No, credo. No, forse stava salutando Davide stava salutando Gabri, ma sì. Tanto sì, adesso chiudo. Dio, era per Gabri. Allora, su non si può andare, ok. Così va bene. Notte, ciao Gabri. Sono io stupido. Ma qua forse barando un po' si riesce? No, è impossibile, proprio impossibile. Stai provando a salire? Sì. Non si può. Cosa stavo dicendo? Cioè, appunto, il fatto di fare le lezioni da casa. Cioè, io quello mi convinco di aver studiato. E quindi dico, no, ma stamattina ho già fatto 4 ore, che palle. Ed è male, cioè non deve funzionare così. Ma guarda, in realtà lo capisco benissimo, perché sai cos'è? Che quando c'erano le lezioni in presenza comunque era diverso, anche se erano 4 ore, io perlomeno le percepivo in maniera diversa. Sì, esatto, perché eri lì, il tuo compito. Eri lì, eri insieme agli altri, era un contesto totalmente diverso. Stare in camera davanti al PC a sentire questo che ti parla e scrivere appunti se ci riesci. Sì, sì. Esatto, pure quello, cioè io non sto più prendendo appunti. Non ci riesco proprio, perché in caffè che posso fare tutto quel libro più esercizi, forse anche meno di tutto il libro. Certe cose sono da saltare, però così hanno detto. Tra l'altro ho deciso di dare chimica fisica e non fisica applicata. Oh, madonna. E quindi con lui. Però pare che ami gli ingegneri. Ottimo. Che si sia innamorato degli ingegneri. Quindi dovrebbe trattarci bene. Odia solo voi. In realtà a me voleva benissimo. Quello è il problema. Ciò nonostante. No, era proprio quello il problema. Che voleva di più da te. Voleva che io prendessi un voto alto. Che palle. Tipo, ma scusa, potresti mollarmi la testa, fare il cazzo che voglio. Perché io, tra l'altro, avevo fatto bene gli scritti, quindi lui aveva deciso che io ero bravo. Pietra grezza è quella che toglie lo scaling. Quella è Dark Souls 3. No, allora, nell'1 c'è sicuramente, nel 3 non mi ricordo. Controlla.
Vabbè, non che mi serva, però me l'hanno dato. Sto dando le cose ai corvi. Agli amici. Globo è l'occhio rosso incrinato, ma vaffanculo. Poi ultima. Forse glieli puoi dare. No, forse no. Ma se me li danno loro. Perché allora, oltre alle due, alle cose lisce e setose e agli oggetti pietrificati, gli puoi dare anche qualcos'altro. Prova con le lappole. Ma mi hanno fregato una cosa. Oh, mi hanno fregato una cosa, bastarde di merda. Ti giuro, mi hanno fregato un oggetto pietrificato. Io l'ho lasciato e ora non c'è più. Vaffanculo. Cos'è che mi avete di provare a dargli le lappole? Prova con quelle. Perché sicuramente qualcos'altro glielo puoi dare, non mi ricordo cosa. Invece il cazzo, torna e rimango fino a chiusura. Ci ho messo, dicevo, chioso ora. Che cazzo stai dicendo? Ma tanto chiudo letteralmente tra poco. Domani fa un esempio di tecnologia web. Bene, almeno. Almeno ho finito, spero. Dove cazzo sono le lappole? Eccole. No, le lappole no, però ho controllato adesso. Okay. Non... cazzo gli possiamo andare? Vabbè dai, basta! Che culo. Non morire, guarda. Culo. Quindi Among Us, noi due da soli, alle ore di lezione. Dai, no, adesso chiudo perché secondo me fare la, di nuovo l'area da test è... No, lo facciamo la prossima non volta. Non ne vale la pena. Oggi recuperate le ultime lezioni. Io in realtà le ho... cioè, nel senso... non credo sia necessario doverle recuperare. Cioè, nel senso, penso mi basterà quando arriverò a quel momento, perché chissà il progetto quando riuscirò a farlo. Visto che ancora non sono riuscito a buttare giù praticamente nulla. E niente, dai, basta. Ciao, signorina, sì. Parlo con la figlia. Mamma mia. Che tristezza. Poi lei che fa le battutine. Mi vende le titaniti. E quindi se io adesso parlo con lui, non gliene frega nulla. Lei, lui a un certo punto mi sa che... cosa mi ha dato? Scusa. No, cosa mi ha dato? O forse è lei che... allora, lei lo vede e dice: ah, assomiglia a mio padre, anche lui è un fabbro, eccetera, eccetera. Però non mi seguirebbe mai fino a qui. Mi ha dato... il fabbro mi ha dato qualcosa, non ho visto cosa. Forse il martello. Troppo veloce. Per fabbro. Eh? Sì, lui la riconosce. Sì, mi ha dato il martello, va bene, grazie. Il martello che noi portiamo. Allora, probabilmente riesco a fare un altro paio di livelli. Ora devo solo chiedere alla mia cugina che base di dati usa. Lavoro una professione roba semplice per tenere registrato cosa avvenne. Stavo letteralmente mettendo la sigla delle Mermaid Melody per prepararmi al Menanna, ma mi ha svegliato. Quindi eccomi qui. Oh no, al Menanna, al Prenanna. Al Menanna sta attuando un atto stile nei miei confronti. Ok, allora. Domani boccione di Mermaid Melody. Allora, compriamo un pochino. No, fatevi un favore e riguardate, fatevi il boccione di Monster Allergy. Fatevi un favore proprio alla vostra anima. Tanto c'è sul Rai Play. Ma c'è su YouTube anche, c'è il canale ufficiale. Minchia. Sì, manca fatto lo scorso un paio anno, di che si possono recuperare da altre parti comunque. Monster Allergy. Allora, qui devo chiudere tutto. Che palle. Perché? Che palle Xbox, che cazzo. Ok. Che si accende quando stacco il controller. Devo fare un rewatchone di roba vecchia. Guardo piccoli problemi di cuore. Sei fissato ultimamente, Davi, con piccoli problemi di cuore. Non è la prima volta che lo nomini. Allora. Cos'era? Mi sento romantico ultimamente. No. Ogni tanto. Allora, quindi. Chiudo Steam. Sei ritornato alla fase romance.
Quindi facciamo che per oggi fine, e grazie a tutti quelli che... Io mi salta con Titan appena finisco a Typical. Gabby, presto farò la live famosa. Giuro che presto devo farò anche... la live famosa. Devo anche ricominciare JoJo, Madonna santa. Ed ecco che parte Davide. Giuro che farò la live famosa. Poi, per questa domenica Among Us, vediamo quanto sarebbe fattibile. Tanto ora c'è anche nel Game Pass, che tristezza. Quindi neanche dire non l'ho comprato, perché c'è nel Game Pass. Cioè, è stato uno slot di gioco, è stato sprecato per mettere quel gioco. Dici che hanno gli slot fissi. Nessuno può sfuggire al destino scelto, rimane risultato. È una parte dell'opening di JoJo, dell'ultima. L'ho intuito. Dell'ultima certo parte della quinta. A un certo punto, purtroppo, l'ho intuito. Quindi, Stefano, sappi che ora che non sto più giocando a Kingdom Hearts 3, ora sono giustificato a offendermi ogni volta che tu non vieni in live, lo sai. Sembra giusto. No, non è vero, fai il cazzo che ti pare. Ti vedo che giochi sempre a LOL, no. Cosa credi? Esce su Discord, non sono mica scemo. E infatti Davide, detto in italiano benissimo, cioè l'accento giapponese si sente, però è detto in italiano. Madonna, ma perché? Perché la vita? Vabbè. Allora, quindi allora sicuramente sabato, penso continuerò Ori, anzi sicuramente continuo Ori. Poi venerdì dipende da altre persone, non dipende da me. Dipende da se certe persone fanno live oppure no. Se mi dicono che non la fanno, potrei fare la live di Attack on Titan. La Ma famosa chi live di Attack on Titan. Venerdì. Ah, ok. O potrei giocare venerdì a Ori e sabato Attack on Titan, capito? Dipende da quello. Però Ori non lo voglio togliere. Poi la settimana prossima, quindi Bayonetta subentra al posto di Yakuza, che è stato breve ma intenso. Ripeto, non ho niente contro il gioco, se non che è ingiocabile in live. Soprattutto è ingiocabile parlando o mentre persone parlano. Sicuramente continua John Cena, Stefano, ansia. Purtroppo appunto non sa da fare davvero in live Yakuza, un po' mi dispiace. E quindi niente, dai, seguite nei social come sempre. Io così quasi mi faccio una mezz'oretta di Undertale così per sport. Dai, allora niente, io qua, per evitare che voi vi rimborsiate da soli i punti canale, approvo la coda. Rendimi limoni bastardo. No. Appena detto. Tra l'altro, manco volendo, in realtà quelli dei sondaggi non si possono rendere. Quindi cazzi vostri. Peggio per voi che ne avete usato 5.000 a testa. Quindi... Io ho 11.500 punti in canale ancora. Io quindi... ne ho infiniti. Sì. Grazie. Io ho letteralmente il segno di infinito. Sì, ma io ti faccio andare in embolia bevendo. Io tolgo il comando. Cioè non ci vuole molto. Prima però devi bere per tutte le volte che effettivamente ti faccio. No, perché posso annullare la richiesta dalla coda. Quindi è inutile. È inutile, non vincerai mai. E quindi posso dire delle parole bannabili. Io ti muto in un secondo da Discord. Tipo catamarano. Minchia, catamarano tantissimo bannabile. E quindi dai, vabbè, che cazzo dico, ci vediamo sabato, perché siamo letteralmente solo persone con cui mi sento praticamente tutti i giorni, quindi ciao, alla prossima. Ciao.